Eccoci, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Siamo al completo, siamo al completo. Scusa, ma ora che faccio il giro di delle due scuole, cioè, tipo la mia auto diventa la scuola bus al mattino, quindi... Gli hai fatto, oggi gli hai fatto gli auguri a tutte quante? Anche no, te? Lascia stare, mi son pure dimenticato, lascia stare. Pure io. Che cos'è oggi? No. Festa delle donne, Women's Day. Capirai. devo assolutamente andare a fare un regalo a mia moglie e figlia. Ci vediamo dopo, ragazzi. Fe, io ho mandato la registrazione, quindi possiamo partire. Allora, aspetta, vado a prendere il telefono che ci va là e arrivo subito. Come è andata la serata lavorativa, allora? No, bene, bene, bene. No, quando faccio, tra virgolette, ho il turno della giornata un po' più tranquillo. Beh, ma anche con quando... Sì, no, devo... Va. Ma guarda come reggono. Quanti anni c'hai, allora? No. 30... ne ho fatti 37 venerdì. No, ci sono solo due persone al mondo. Calvi e quelli che lo diventeranno, sappilo. No, guarda, io, cioè, contico... Cioè, sarò un bodybuilder anomalo perché ho tre figlie, ho qualche cappellino bianco, ma proprio vabbè. Se stai lì a spulciarli, però i capelli di Jay Cutler e le figlie di Ronnie Coleman, tu, di Lorenzo. manca solo il fisico e siamo a posto. No, senti, se riesci a fare un mix tra quei due ti faccio fuori io per invidia, te lo dico subito. Allora, stavo dicendo, per le domande, ci hanno fatto delle belle domande sul mindset. Mm-hmm. Visto che comunque siamo quattro oggi, per fortuna, finalmente. Grazie ragazzi, ancora una volta dell'invito. Siamo quattro personaggi, diciamo, che vengono comunque da culture, diciamo, differenti, se posso dire così, perché comunque ci abbiamo Andrea che... un grandissimo storico del bodybuilding a 360 gradi, Lori che comunque è il nostro competitor per eccellenza con non si sa quante gare hai fatto oramai? Tante idee. No, ho perso il conto, no, ma saranno penso una trentina se non di più, adesso sì, più o meno sì, negli anni sì, no, perché ho iniziato con nel circuito IMBB Musclemania, ho iniziato lì, io ti parlo di 10 anni fa, grosso modo. Quindi 30 gare all'attivo. Ci abbiamo Ludo che comunque è il nostro top coach per eccellenza e io che comunque vengo da un background di differenti sport, magari più che altro da combattimento, e quindi penso che parlare del nostro mindset riguardante il bodybuilding e quello che diciamo ci ha portato ad essere quelli che siamo oggi potrebbe essere un buono spunto di riflessione per tutti i ragazzi e per tutti i ragazzi che ci seguono. Sì, assolutamente. Vogliamo partire subito con quelle domande, perché ce ne hanno fatte tipo una decina di domande. Partiamo con quelle del mindset, perché sono collegate, no? C'è la sesta, la nona. Sì. Allora, la prima domanda che ci hanno fatto sul mindset, la differenza di mindset in sala, nell'old school e nella new era. Quindi, diciamo, com'era visto l'allenamento alla Dorian Yates, possiamo dire così, mentre quello che magari che vediamo oggi nelle palestre, se c'è qualcosa che è cambiato... Io farei partire Andre. Io posso anche partire, ma dobbiamo prima stabilire i termini della cosa. Old school quanto old school? Perché diciamo parecchio. Diciamo epoca... Non andrei troppo in là. Direi epoca Massaroni. Periodo Massaroni, giù di lì. Allora parliamo di 50 anni di bodybuilding, allora. Sì. Cioè no, troppo in là, nel senso non agli albori, ecco. Metti Massaroni, possiamo spingerci, sì, nel senso per rimanere sulla scuola romana alla generazione successiva che è tipo Stefano Greco e giù di lì. Che ne pensi? No, va benissimo. Secondo me la differenza principale non sta tanto nella sala in sé, perché comunque se tu vuoi ottenere risultati devi rompere quell'omeostasi corporea in qualche maniera, devi spingere. Possiamo
affrancarci da tutte quante le caratterizzazioni di buffer, non buffer, tutte quelle cose che fanno venire la rabbia a Ludovico e così via. Però il concetto di fondo è che devi allenare, devi fare di più in qualche maniera, in qualcuno dei tanti parametri che l'allenamento ti consente di manipolare, rispetto alla volta precedente o in base a quanto sei stagionato rispetto a parecchie volte precedenti, perché poi arriva un punto in cui non puoi più migliorare di sessione in sessione, questo va da sé. In realtà quando uno studia la disciplina si rende conto che la grossa differenza c'era fuori dalla sala pesi, come veniva affrontata la vita al di fuori della sala pesi. Tutti i grandi personaggi della nostra disciplina, come appunto Massaroni avevi nominato, Cianti, altri, avevano un approccio al di fuori della sala pesi molto più rilassato rispetto ai professionisti attuali e anche agli amatori attuali. Oggi, anche in virtù dei social media, in realtà tu non esci mai davvero dalla sala pesi, perché quando sei in sala pesi ti alleni, quando non esci dalla sala pesi lavori sui video che hai girato in sala pesi, rispondi alle domande su quello che fai in sala pesi. L'alimentazione deve essere sempre condizionalmente rispetto a quello che fai in sala pesi, cosa che invece per esempio con il tuo nuovo progetto, piano, esperimento, chiamalo come vuoi, hai cercato di fare un ritorno indietro al passato, in cui l'alimentazione ha un ruolo di sostentamento e non è il focus della giornata in qualche maniera. Poi complice anche il fatto che più c'è uno chef a 5 stelle a casa, questo diciamo agli altri. Se devi mangiare solo gallette come sottoscritto dopo un po' da studio stesso. La vera differenza io la vedo in quella maniera, e se mi si consente, per quello che vale, la differenza di mindset è anche dovuta al grado di educazione delle persone, di educazione, istruzione vera e propria delle persone che la praticano. Quando senti persone come Massaroni parlare con un certo livello di cultura, un certo livello di capacità di connettere elementi diversi della disciplina, ti rendi anche conto che la disciplina è fatta di così tanti elementi che concentrarsi soltanto semplicemente sullo spremere, sul mangia e spingi, che è necessario per un certo periodo, ma poi diventa, non dico controproducente, ma sicuramente semplicistico e superficiale, è qualcosa che ha una capacità, una durata molto limitata. E invece, con un certo tipo di personalità, ti rendi conto che c'è ben di più. Quindi personalmente poi bisogna anche considerare l'età. Oggigiorno l'accesso a sala pesi è molto più di persone molto più giovani rispetto a quanto non fosse in passato, con tutte le differenze del caso. Un diciottenne, un ventenne stra eccitato dall'allenamento che si avvicina alla sala pesi per la prima volta metterà tutto quanto quel furore, tutta quanta quella voglia di fare tipica della gioventù, che non invece una persona di 27-28 anni negli anni 70, perché tu negli anni 70 a 27-28 anni avevi già studiato, avevi capo la famiglia, avevi casa, avevi già una strada lavorativa bella che intrapresa, quindi anche a parità di età cambia di fattore. Sì. Perciò quando le persone chiedono di fare questi confronti, secondo me non prendono in considerazione tante cose che rendono il confronto, non dico sterile, ma poco utile. Non penso che valga la pena concentrarsi sulle differenze se non si prende in considerazione il contesto in toto. E il contesto in toto era fatto di una differenza fondamentale che piaccia o non piaccia cambia completamente le carte in tavola, che sono i social media. E sono i social media che hanno avuto la capacità clamorosa di rendere fondamentalmente tutti in grado di dire la loro, sempre e comunque, incluso il sottoscritto, mister Nessuno per eccellenza, sta qui, fa un podcast, ascoltato da qualcuno, ancora mi stupisco, però non di meno succede. Quando mi si chiede la differenza, io cercherei in realtà di concentrarmi più che altro sulle similitudini, se proprio vogliamo dirla tutta, che va un po' contro la domanda, ma lo reputo più intelligente e più interessante. E le similitudini quali sono? La similitudine è la visione quasi sacrale della sala pesi, come era in passato e come è ancora adesso. La visione non sacrale della parola sbagliata, ma veramente importante di una progressione a lungo termine. Non credo molto nella periodizzazione in sé dell'allenamento, ma credo nella variazione degli stimoli allenanti. Nella variazione degli stimoli allenanti che ha un valore, perché noi in realtà non cerchiamo qualità diverse della forza, qualità diverse dell'atletismo. Noi cerchiamo ipertrofia, un adattamento, che non è una capacità condizionale particolare, né una qualità atletica. Di conseguenza noi ci alleniamo sempre comunque con un solo fine, e c'è una variazione degli stimoli. Nella old school, per esempio, c'era la visione della forza come base, che è stata riportata anche da Giovanni Cianti e da tanti altri, che forse oggi un po' si è persa.
nella visione del passato, in cui cioè ti devi prima dedicare al powerlifting, il famoso 5x5 alla Rec Park, e poi dedicarti al bodybuilding. Oggi questa cosa è morta, in questo senso, e c'è, è rimasto però il concetto di concentrarsi sulla forza massimale con i suoi vantaggi, all'interno però di una visione più da bodybuilding della scheda e dell'allenamento in sé. La butto qui intanto e finisce la storia, poi magari ci ritorniamo. Se qualcun altro ha qualcosa da dire, ascolto volentieri. Allora, io mi aggancio al discorso che ha fatto Andrea e dico che secondo me in realtà il mindset viene molto dalla storia che si ha nel proprio paese. Nel senso, io mi rendo conto che come viene visto il bodybuilding in Inghilterra è molto alla Dorian Gates. Cioè è lui che ha portato questa mentalità super strict, dove tu ti devi solamente allenare, quei 6 mesi di preparazione te li fai chiusi in un bunker dove ti alleni, mangi, non vedi tua moglie e rimani proprio diciamo, fuori da tutto quello che è il mondo solamente perché ti devi preparare per una gara. E questa mentalità qua c'è ancora, cioè qua si segue quel tipo di mentalità. Il fatto che tu dici con i social media, quello che è successo è che praticamente quello che solamente gli inglesi prima vedevano ora lo può vedere tutto quanto il mondo, e quindi tutte le persone che si identificano nella persona di Dorian Yates, porto lui come esempio ma ce ne sanno milioni, che si identificano con la persona di Dorian Yates dicono cavolo, allora pure io voglio fare in questa maniera. E quindi praticamente è diventata questa fusione tra l'old school e la new school, dove comunque adesso che i social media ti danno la possibilità di vedere quello che c'è nel mondo, noi adesso abbiamo la possibilità di scegliere fondamentalmente quale strada vogliamo prendere, dal mio punto di vista. Quindi io questa grandissima differenza tra l'old school e la new school non la vedo, ma solamente perché fondamentalmente le persone vedono quello che c'è stato prima, ma a livello mondiale, non solo a livello nazionale, e prendono la strada che gli piace di più, fondamentalmente. Questo è quello che penso io. Secondo me, allora, ci sono state diverse fasi, ok? Infatti dopo è interessante quello sentire Lore sulla sua esperienza, perché lui ha preso, diciamo, le due ultime fasi. Allora, io parlo per quelli che sono stati... Io ho iniziato ad allenarmi seriamente al Cavaliere Nero. Al Cavaliere Nero c'avevo il grosso dell'entourage romana, passavano spesso Massaroni, passavano spesso Ciaraldi, c'era Stefano Greco tutti i giorni, quindi vedevo spesso Brancati. Per me quelli erano i bodybuilder che mi raccontavano come si viveva. E parlo di loro perché sono i più conosciuti, ma c'erano poi tutto l'entourage di base, no? I piccoli builder un po' meno conosciuti. E il discorso è che prima il bodybuilding era uno sport di nicchia. Cioè il bodybuilding era uno sport che difficilmente le persone facevano. Cioè era proprio strano fare, era una roba assurda, cioè ancora più di oggi. Quindi la palestra era anche per molte persone un ritrovo per stare nella nicchia. Quindi io mi ricordo, cioè la cosa che comunque mi veniva fatta passare, che mi veniva raccontata, è che di base tu in palestra andavi e non sapevi quando uscivi. Cioè andavi, stavi là e chiacchieravi, cioè la mentalità era molto questa, sto con gli amici, eccetera. E il tuo punto, tipo, invece di andare al pub in qualche modo con gli amici. Sì, esatto, stai là, chiacchieri e tutto. E, per quanto riguarda poi la mentalità specifica in sala, anche là, essendo uno sport di nicchia, alla fine quelli che rimanevano ad allenarsi erano quelli che sopportavano una mentalità no pain no gain, ma vera, brutale. Cioè l'allenamento era un qualcosa di totalmente... era un portarti ogni volta al limite, in maniera anche sbagliata se vogliamo. Ne parlavamo con Lore parlando dello scarico, no? E in maniera sbagliata, nel senso spingevi, 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 e poi mi dicevano che c'erano questi post-gara in cui tu smettevi di far tutto per un mese, due, ti ricaricavi, ti rigeneravi perché eri veramente saturo. E diceva che la panca non si faceva meno di 100 kg, mi dicevano, cioè tu arrivavi, partivi da 100 kg e iniziavi, e poi lo spotter ti aiutava, cioè
era molto brutale da questo punto di vista. Quindi, da un punto di vista di mindset, c'era molto un estremismo nel ricercare di farsi male. Ovviamente era tutto molto sporco, passatemi il termine, cioè non era curato, non c'era la cura dell'esecuzione, la cura della forma, una ricerca, diciamo, più scientifica, che poi è stata portata più avanti con Filippo. Cioè, Filippo è stato un po', credo, il primo che veramente ha portato delle pietre miliari da un punto di vista di ragionamento, ricerca nel bodybuilding, sperimentazione, che poi adesso vengono ridette da 70.000 tecnici. Infatti in questo sono molto italiano-centrico. Tutto quello che i tecnici americani adesso dicono, bene o male Filippo l'ha toccato decenni fa. Andrea mi confermerà, cioè a me che Norton arriva col PAT, training, periodo di forza, periodo di ipertrofia nella settimana, a me Filippo me ne aveva parlato prima, Stefano Greco me ne aveva fatto fare prima ste schede, me l'aveva spiegata, non l'aveva chiamato PAT, però arriva Norton e sembra una figata, cioè ragazzi è una roba che si faceva decenni prima tranquillamente, adesso c'è gente che dice che si è inventato le interrotte, i cluster set, anche i cluster set sono le interrotte di Filippo, cioè il concetto di raggiungere failure point finali, avere degli schemi di progressione, eccetera. Comunque, questa diciamo, era la fase. Poi il bodybuilding ha iniziato pian piano ad aprirsi sempre più. Gli show sono stati sempre più visti, i modelli sono arrivati di copertina e tutto il resto. Quindi aprendosi, inevitabilmente, si è... Innanzitutto, secondo me, un periodo di passaggio è stato quello con Coleman. Ossia, che cosa è successo? Che prima di Coleman la visione era una visione molto incentrata sull'intensità derivante da Yates. Per cui una cosa che molti... Io poi parlo per quello che non ho vissuto, ma ho letto e mi è stato raccontato, ok? Questa premessa. E con Yates la gente ha iniziato a crescere veramente tanto perché si è portato al centro il concetto di intensità. Quindi la gente ha iniziato a ricercare tanta intensità e si è visto l'average, la media degli atleti appassionati di bodybuilding che aumentavano di massa, cioè erano comunque più grossi. Con Coleman ha portato qualcosa che nessuno poteva realmente fare, cioè Yates era più umano, Coleman è un qualcosa di incredibile perché ha riportato l'intensità di Yates 6 volte a settimana, push pull legs, con volumi altissimi. E quindi ha fatto vedere come se il tuo volume genicamente sopportabile è alto e mantieni quell'intensità, diventi ridicolo per quanto diventi grosso e dettagliato. Però le persone non lo potevano fare. Quindi però si è creato questo mito, la gente si è poi incentrata sul volume, l'intensità l'ha interpretata come un babam babam babam, e quindi siamo entrati in un'altra fase, che è la fase che ci ha caratterizzato fino a poco fa, ossia tanto volume di allenamento, gesto comunque che è sporco per ricercare un'intensità sistemica, perché l'intensità specifica non la riesci a sopportare, quindi fai casino, metti tanto peso e tutto il resto, quindi cerchi di allenarti come Coleman, ma è un voglio che non posso. Mentre... ultimamente quello a cui stiamo assistendo è che si sta aprendo sempre più questa corrente del best of both worlds, quindi il meglio dei due mondi, ossia c'è sempre il concetto, cioè il concetto di intensità, dello spingersi è un qualcosa che è stato accettato, è una cosa che è stata vista essere fondamentale, però al tempo stesso si è trovato questo connubio con la forma, l'esecuzione e tutto il resto. Quindi a livello di mindset, prima avevamo persone che andavano in palestra e veramente si spaccavano, ma perché? Perché era una nicchia, erano le uniche persone che riuscivano, c'erano poca gente che riusciva a sostenerlo, chi non riusciva non faceva bodybuilding, quindi c'erano poche persone che si allenavano in questa maniera e la forma non era granché. Poi si è arrivato in un contesto in cui si è aperto e bene o male col fatto del volume alto, che è una cosa che può sostenere chiunque, di un'intensità che è fittizia, si è arrivato a un mindset di vado e pompo, cioè come se andassi al gommista, vado a pompare in palestra, e quindi là sempre più persone distratte in palestra, non c'è quel focus, non c'è quella dedizione alla sala, eccetera. Mentre ultimamente si sta trovando questo meglio dei due mondi, in cui le persone vanno in sala focalizzate perché devono esprimere una certa intensità, ma rispetto all'old school, quindi ci siamo portati questa nota positiva dell'old school, ma rispetto all'old school c'è molta cura dell'esecuzione, o almeno da sempre da parte sempre più atleti, di sempre più persone. Quindi la differenza che identifico è questa. E volevo sapere, Lore, nella sua esperienza, che come Andrea ha vissuto diverse fasi, diciamo, del bodybuilding, le cose che ha visto. Sì, guarda, allora ti dico, io quando, allora, adesso sai cos'è, sono cambiati gli idoli, i punti di riferimento. Quando ho iniziato io ho iniziato
si parla di 15 anni fa, grosso modo. Io mi allenavo con Alberto Bistocchi, era uno dei pochi pro in Italia che gareggiava. Io mi ricordo che aveva preso parte a, adesso non mi ricordo, però parecchie gare in America, aveva fatto anche il Mastro Olimpia e quant'altro. Lui per noi in palestra era la figura di riferimento, cioè facevi riferimento a lui, cioè volevi emulare lui, capito? Adesso invece si tende a emulare l'influencer, cioè è cambiato, sono cambiati i punti di riferimento. Poi io, guarda, ti faccio un paragone. Io mi ritengo non fortunato di più. La mia classe, come forse anche la vostra, io classe 85, noi abbiamo visto l'evoluzione, mi discosto un po' da bodybuilding, noi abbiamo visto l'evoluzione tecnologica, giusto? Nel senso che io sono cresciuto, ho visto proprio sono partito dal primo telefonino, che era una roba grossa così, e avevo l'età per capirne i meccanismi, per gustarmelo. E adesso ho visto tutta l'evoluzione, adesso addirittura viaggiamo con le TV OLED, con una tecnologia avanzata. Quindi abbiamo visto l'iter della costruzione, diciamo, come si può dire, dell'evoluzione tecnologica, e ce lo stiamo gustando. Lo stesso del bodybuilding, nel senso, io ho visto l'old school e adesso sto vedendo quello che sta succedendo adesso. Quindi riesco a apprezzare quello che c'era una volta e quello che c'è adesso. Il discorso è che adesso la scienza va avanti, il mindset. Una volta il mindset ce l'aveva solo l'atleta, cioè nel senso, una volta chi si poteva definire atleta era chi gareggiava, ed erano pochi. Il bodybuilding è sempre stato uno sport di nicchia. Io quando disse a mia mamma, ai miei genitori, voglio gareggiare, cioè mio padre si è messo le mani nei capelli, cosa stai facendo? Perché comunque c'era il calcio, c'erano altri sport, ci sono altri sport più comuni, più vendibili. Bodybuilding era un qualcosa di un tabù, sempre stato considerato un tabù. Adesso invece il ragazzino che magari si approccia in palestra, dice a mamma e papà voglio partecipare a una gara, non è più una cosa vista così male, giusto? E in parte, diciamo un po' quello che c'è dietro e tutto, però è più gestibile, giusto? Io ho visto il discorso dicevo, prima c'era l'atleta, adesso è un qualcosa di più, come si può dire? Non trovo le parole, Comune, di più comune, più comune. mainstream, sì. E sì, mainstream. No, avevo un'altra cosa da dire, Aspetti, adesso un mi attimo, sì, perché sono questo tuo riferimento è giusto. Questo è un aspetto che molti sottovalutano. Il bodybuilding, ragazzi, non è per tutti. Cioè, questa è una cosa che io, la gente proprio la dà per scontato, però è tanto scontata quanto la gente dà per scontato il contrario. Non è per tutti. Quindi, quando molti criticano certi modi di allenarsi, certi estremismi, perché dicono è insostenibile di qua di là, non è insostenibile. Cioè, se io prendo e faccio il protocollo di allenamento di Cristiano Ronaldo, ok? E cerco di applicarlo a tutte le persone che vogliono far calcio. La gente dice no, vabbè, ma non è così che si fa calcio, cioè è insostenibile. Dico sì, è insostenibile perché è l'allenamento dell'elite, no? Quindi nel momento in cui si è aperto il bodybuilding, perché il discorso è semplicemente questo, tutte le persone vogliono avere il bel fisico, tutte le persone vogliono avere il fisico di Buendia, ok? Quindi come è logico che sia, e non è una critica perché è un qualcosa che è normale nella natura umana, nel business, eccetera, sono arrivate delle persone che hanno detto se io riesco a far fare bodybuilding a tutta quella nicchia di persone che prima non riuscivano ad avvicinarsi in palestra perché se andavano in palestra trovavano il brancati di turno che ti faceva fare 3 ore di petto e dicevano vabbè sai che c'è, stai bene come stai. Quindi Ma se io, tipo, vai a casa. esatto, quindi se io riesco, ma glielo diceva proprio brancati perché là erano così senza peli sulla lingua della serie, non fa per te, fine. E se io riesco a trovare un modo per far fare bodybuilding a queste persone, logicamente c'ho tutta una nicchia di mercato assurda, incredibile, perché loro aspireranno ai fisici, anche non enhanced, per dire ai top fisici natural. Io
io gli dico che devono allenarsi in questo modo e gli propongo un qualcosa di più semplice. Quindi il problema di adesso è proprio questo, che si cerca di camuffare per scientifico qualcosa che è più semplice, cioè come io È più faccio. vendibile. Sì, io sono una pippa a bowling, ma sono una pippa di quelli incredibili, cioè una cosa inguardabile e mi innervosisco da morire. Odio giocare a bowling perché la butto sempre nei canali. Cioè è una cosa insostenibile, cioè mi prendono proprio. Immagina che io volessi, voglia giocare a bowling, vado e non riesco, non riesco, non riesco, e mi innervosisco. A un certo punto vado in un centro dove c'è il proprietario che mi dice: guarda, in realtà le ultime ricerche hanno fatto vedere che è molto meglio giocare con le barriere per i canali. Perché le ricerche hanno visto che c'è un miglioramento di tiro, di questo, di quest'altro, eccetera. E io dico: ah, vedi? Hai visto? Con le barriere si gioca. Allora, questo è il motivo perché tutti quelli che giocano senza barriere in realtà sono dopati, oppure barano. In realtà noi, comuni mortali, dovremmo giocare con le barriere. E allora, ovviamente, per me, io vado a giocare sempre con le barriere. Il problema è che a questo punto si crea tutto un esercito di persone che giocano con le barriere. E quanti stanno facendo veramente bowling? Nessuno, perché il bowling si fa senza barriere. Ti dico dove crolla la tua, scusate se mi intrometto, ti dico dove crolla il tuo esempio. Il tuo esempio crolla su un punto però. Quando giochi con le barriere non ottieni un bowling migliore. Sì. Le Quando applichi le nuove strategie ottieni bodybuilders migliori. nuove strategie quali? Il controllo del volume, il controllo No, no, dell'espansione, io sto parlando del discorso proprio ottieni del. migliori. Sì, no, 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 io sto parlando principalmente del buffer, di tutti i calcoli che si parlano, sì, sempre là, cioè nel senso, il discorso è sì, logicamente il volume maggiore, cioè c'è tutta una corrente che peggiora, che è rivolta al no pain no gain, quindi ti faccio fare un sacco di volume, ti barra, in cui devi caricare tanto, eccetera, però quella è l'insegna del no pain no gain, però col fatto del voler aprire a più persone, si è deviato da questo no pain no gain e si è creata però una tendenza che allo stesso modo permette di migliorare perché io se gioco a bowling con le barriere poi alla fine miglioro perché mi scoccio di meno, mi focalizzo di più e miglioro perché miglioro, però non imparerò mai a essere un buon giocatore di bowling perché per farlo devo imparare a giocare senza barriere, capito? Quindi il discorso è questo, però cioè. Quello che volevo dire, quando ho detto bisogna concentrarmi sulle similitudini, che non sulle differenze, è perché poi uno dei corollari del discorso che hai fatto, che è giustissimo, che è perfetto, è però che poi si creano anche delle fazioni all'interno di quelli della stessa old school, perché poi allora tu hai una vecchia scuola anni 80, all'avventurato, che ti dice, se tu mi fai 12 serie una volta ogni 5 giorni, sei il sacco di patate più attivo del mondo, non sei uno che si allena, non sei uno che fa bodybuilding. Come minimo dovresti fare 35 serie per 40 ripetizioni come Assolutamente. Thierry Pastel. E poi a quel punto diventa semplicemente una gara a chi ce l'ha più lungo. Invece, concentrandomi sulle similitudini, alla fine ti rendi conto che queste differenze hanno poco a che fare con l'essenza della disciplina, che è invece la visione sacrale della sala pesi e della progressione nel tempo. Che sono gli unici veri elementi di qualsiasi mindset, di con qualsiasi passato, con qualsiasi background, a qualsiasi latitudine. Era solo questo qua, magari volessi Secondo incidere dalla me il domanda. problema principale è che ancora non c'è una buona definizione di che cosa vuol dire bodybuilding, cioè ancora c'è molta confusione tra la persona che va in sala pesi per stare bene, per stare attivo, e quello lì che invece vuole alzare dei pesi per diventare più muscoloso e per diventare più ipertrofico. Questo lo dico perché comunque lavorando in palestra non sapete le volte che mi arrivano le persone che dicono: ah no, ma io cioè, i manubri da 10 kg non li voglio prendere su perché sennò dopo mi crescono troppo le braccia, le ragazze, la maggior parte delle persone. Perché ancora c'è proprio questa ignoranza a livello proprio generale di popolazione, dove tu se vai in sala pesi, cioè il fatto che nel bodybuilding usi gli stessi identici macchinari che usi per fare fitness, questo crea una confusione generale. Crea una confusione generale perché te, se vai a giocare a pallone, non prendi la palla da football americano. Sì, vero. Cioè la cosa è molto delineata. Il gioco del calcio è in quella maniera. Lo sport del calcio è in quella maniera. Il bodybuilding ancora con il fatto che magari è stato di nicchia fino a pochissimo tempo fa. Magari perché si pratica negli stessi punti, nelle stesse palestre dove si pratica fitness. Quindi, e magari perché tante persone, scusate, e magari perché la genetica comunque ne fa da padrona,
vedete tanti fisici che sembrano dei bodybuilder, che però si allenano alla cavolo, ma geneticamente sono estremamente portati, e quindi c'è ancora questo, ci sta questo crossover che non si riesce ben capire chi è che fa bodybuilding e chi no, in realtà. Allora chi è che c'ha ragione? C'ha ragione quello là, magari come io, che faccio 70, che faccio 78 kg, ok, che magari non c'ho un, quando mi vedi non pensi che sono un bodybuilder, però mi alleno in una certa maniera, con un'intensità altissima, comunque cerco di fare, cerchiamo di fare le ripetizioni tutte uno uguale a quell'altra, o magari viene visto più come bodybuilder uno che ha cominciato l'altro giorno, ma che magari strutturalmente è un bronzo di Riace e usa, non lo so, e fa i kettlebell swing, per esempio. Purtroppo io invece sono d'accordo con la seconda. Sì. Il bodybuilder è quello che sta sul palco, così come il cacciatore è quello che sta sul campo. Io non giudico Cristiano Ronaldo per quello che fa in allenamento, ma per quello che fa in partita. Bravissimo, ma perché? Per il semplice fatto? Di conseguenza, per me, è più bodybuilder uno di quei senegalesi che ha mangiato un petto di pollo in vita sua, ma che per genetica ha un fisico straordinario, piuttosto di me che mi alleno da 20 anni, ma non otterrò mai quei risultati. Però questo vuol dire che comunque non ci sta una delineazione specifica. No, c'è, il problema è che va contro di me. Sì, però nel senso che comunque se tu vuoi fare bodybuilding, ok? Cioè se noi pensiamo a bodybuilding come se fosse uno sport, ovviamente quello che dobbiamo andare a vedere è il risultato sul palco. Certo. Ovviamente. Però prima di questo risultato sul palco, siccome, come dicevo prima, c'è questo crossover dove non si capisce bene fino a quando si fa fitness e quando si comincia a fare bodybuilding, proprio perché comunque le strutture che ospitano gli atleti di bodybuilding e le persone che fanno fitness sono le stesse, c'è una grandissima confusione nel capire e nell'identificare il bodybuilding come sport. Guarda Fede, il discorso è, secondo me, semplicemente che il bodybuilding è forse l'unico sport in cui la competizione è differente dall'allenamento. Cioè tu nello sport ti alleni e porti in competizione lo stesso gesto atletico in qualche modo che hai fatto allenamento. Nel bodybuilding invece no, l'allenamento il risultato finale è frutto dell'allenamento sicuramente, però non coincide. Cioè il discorso è che quando sali sul palco non ti giudicano né come ti alleni né quanto sei diventato grosso, che è quello il punto. Quindi il discorso è che là sta alla persona cercare di capire. Ti faccio l'esempio, io sono un neofita, sono arrivato e voglio diventare grosso, ok? Logicamente appena vado in palestra vedo Mario che fa kettlebell random e c'ha un fisico della Madonna, e vedo poi Federico che non mi sembra bodybuilder ma si allena della Madonna, ok? Io non conosco granché, quindi istintivamente andrò da Mario a farmi seguire tutto il resto. Però quando un minimo mi addentro e inizio ad approfondire, capisco le regole più o meno del gioco, quello che vedo è: ok, Mario, però vado magari da Mario e lui mi dice vabbè, io mi alleno da 10 anni, guarda come sto di qua di là. Vedo il background di Mario e lui è 10 anni che bene o male è sempre così, ok? Poi va e capisco, vabbè, ma Mario è così perché è fatto così, cioè lui è fatto così. Poi vado da Fede e dico: ok, Fede mi appare in questo modo, però se vado a vedere poi dove è iniziato e quanto tempo fa è iniziato, vedo che in poco tempo ha raggiunto ottimi risultati, cioè sta cambiando. E allora là riesco a distinguere che se io applico quello che mi dice Fede, io personalmente cresco. Se applico quello che dice Mario, no. Per cui se sono come Mario, divento come Mario, ma se non sono come Mario, rimango uguale. Ma se sono come Mario e faccio quello che dice Fede, divento anche meglio di Mario. Capito? Quindi là il discorso è che tu, cioè nel senso, questo messaggio, questo concetto, non lo puoi far arrivare ai neofiti, a chi è alle prime armi di primo pelo. Non puoi. Perché saranno sempre indirizzati a quello che vedono. Però è un messaggio che può arrivare, ma neanche alle persone arriva alle persone intelligenti, cioè mi spiace dirlo, ma è quello. Cioè nel senso, io personalmente non vado mai a vedere il fisico di un atleta come parametro di giudizio di qualcosa. Io vedo quello che l'atleta ha costruito e logicamente sono anche a un livello per cui già vedendo come si allena riesco a capire quanto è efficace quello che fa.
capito? Sì, assolutamente. No, ma sono pienamente d'accordo con voi. Sì, 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 sì. Il discorso è che comunque secondo me, cioè quello che volevo portare io come discorso principale è che si fa veramente fatica a, sì, sì, esatto, a far passare il bodybuilding come sport, perché probabilmente uno, per il discorso che hai fatto te, che dici, cioè io mi alleno in sala pesi, sudo, faccio cardio, muovo il bilanciere da A a B per tot volte a settimana, per tot volte l'anno, poi qual è che cosa devo andare a fare? Mi devo mettere un paio di mutandine e devo andare a fare le pose sul parco. Che è successo? Cioè, dov'è lo sport che sto facendo finora? Ma guarda, Fede, io ho sempre fatto sport, sempre a livello agonistico, ho fatto 12 anni di nuoto, giocato a pallamano, ho giocato a calcio e comunque anche a buoni livelli, perché comunque ero stipendiato. Il bodybuilding per me, per la mia concezione di sport, è l'antitesi. Io sono abituato alla competizione, al tempo, a competere contro qualcuno, a confrontarmi contro qualcuno, che può essere uno sport di squadra, uno sport meramente individuale. Il bodybuilding va contro, è vero. Quello è purtroppo è difficile farlo capire alla persona comune. Può essere uno sport, e quello purtroppo ci vorrà tempo. Il bodybuilding adesso è diventato più sostenibile. Una volta, quando ho iniziato io, se tu non ti allenavi tutti i giorni per 2 o 3 ore, non eri nessuno. Tu dovevi emulare chi era grosso, chi gareggiava, che magari nella tua palestra era solo una persona, capito? Adesso invece, e comunque il ragazzino che si approcciava alla palestra e voleva avere un bel fisico, voleva emulare certe persone, era scoraggiato, perché diceva, io se, questo non posso sostenere a lungo termine, io voglio, e allora comunque magari si approcciava a un'idea di fitness. Adesso invece è più sostenibile, perché comunque ci sono i social, cioè, hanno venduto un prodotto che è per la grande massa, nel senso che sai che il ragazzo che si approccia alla palestra sa che può ottenere un bel fisico allenandosi 3 volte a settimana, che poi magari non è vero o è vero, però la gente ci crede. È quello il problema, che prima le linee erano ben marcate, adesso quella linea è sempre più sottile. Ma allora quello lì è bodybuilding o è fitness? Fitness. Però certe persone crescono solo col fitness, cioè nel senso, è quello che dicevo prima, se tu non sei portato per i bodybuilding, non è per tutti come sport, se tu non sei portato per reggerlo, l'unica tua strada è quella di fare fitness e avere il meglio che puoi ottenere, che quello sarà il tuo meglio, capito? Ma anche perché, nel senso, tutti gli sport non sono fatti per tutti, ed è per questo che ce ne stanno milioni. Però sai cos'è? Il discorso è che io l'ho sempre detto, ma il calcio, allora il calcio vai avanti come nel basket, come nei sport di squadra, come nel nuoto, sei un talento. E comunque a quel talento ci applichi la disciplina, la perfezione del gesto, giusto? Il bodybuilding comunque, adesso nella new era, tu basta comunque stai salendo sul palco. Purtroppo anche lì il discorso cioè prima era più difficile, cioè prima secondo me il discorso atleta era molto più delineato. Adesso anche chi tra virgolette fa fitness paga, sale sul palco, che poi magari fa una mera figura, non interessa, però lui si definisce atleta, okay. È quel discorso. Questo è un buonissimo punto, per esempio, questo è un ottimo punto. Io la cosa che vi chiedo è questa, cioè Lori, tu confermami, il punto è che per essere un calciatore di Serie A tu devi avere il talento, perché devi averlo, però anche la testa, perché quante persone hanno talento che tu dici, cioè cazzo, potresti arrivare veramente in Serie A, però poi quando li sottoponi a un certo protocollo di allenamento, condizionamento, eccetera, quelli semplicemente non ce la fanno. Io te lo chiedo, perché io ad esempio c'avevo al liceo in classe un ragazzo che faceva canottaggio, e lui lo faceva ad alti livelli, e lui, mi ricordo, in terzo e quarto liceo, lui praticamente arrivava la mattina a scuola, che si era svegliato alle 4 per fare gli allenamenti, e a scuola a pranzo, cioè in mezzo alla lezione, doveva mangiare quello che si era portato, perché doveva stare a tot tempo dall'allenamento, perché appena finita scuola lui andava ad allenarsi, ok? E ovviamente poi non aveva proprio tempo per fare i compiti, nel senso che lui lo interrogavano eccetera, lui diceva, cioè io non c'ho tempo, non li faccio i compiti e tutto, e stava veramente ad alto livello.
In quinto liceo lui ha cannato. Nel senso, ho detto, io non ce la faccio, non, ormai è pesante, non mi diverto, non mi piace, è troppo, e quindi a canno. E quindi anche là, lui magari poteva arrivare ad altissimo livello, però il talento ce l'aveva, però mentalmente a un certo punto ho detto, senti, sai che c'è? La testa, perché allora ti dico, io quando Posso? gioco a casa. No, no, prego, prego, finisci, mi No, inserisco. sì, guarda, io ti dicevo, io quando giocavo a calcio, cioè, avevo parecchi compagni di squadra che comunque avevano grosse possibilità. Però ti dico, già nel mio piccolo, io quando io giocavo negli juniores nazionali e comunque mi allenavo tutti i giorni. Voleva dire comunque anche giocare il sabato e giocare anche la domenica. Un ragazzo di 18 anni, comunque, che altri interessi? Diventa non pesante, però devi fare delle scelte, che comunque a 18 anni, volente o nolente, non sei magari maturo da poter fare. E ho visto tanti ragazzi con ottimo potenziale, un grande talento, sprecati, perché comunque non avevano la testa per andare avanti. Lo stesso nel bodybuilding. Allora, secondo me, nel bodybuilding, parliamo di grossi atleti, nostrani e non. Comunque, tu puoi arrivare a un certo livello con l'allenamento fatto in un certo modo, tralasciando l'allenamento, la dieta anche lì, tralasciando, non farla al 100%, può essere sul palco, hai una genetica mostruosa, può arrivare al punto A, giusto? A un punto. Se però per applicarti, per dare tutto, per davvero superare certe barriere, puoi fare quel salto. La testa in questo sport, come in tutti gli sport, come fa tutto. Guardate l'esempio Messi Ronaldo. Messi è un talento puro. Ronaldo ha talento, ma non ha il talento di Messi. Ma Ronaldo si allena quanto? 20 ore al giorno? Cioè lui prova, riprova, riprova. A furia di riprovare, provare, riprovare, viene. Cioè secondo me il mindset, la testa in questo sport fa tutto. Perché la genetica arriva a un punto. Andrea. No, dico, ma perché è uno sport? Sì. Questo è confermare quello che diciamo. Sì. Per fare uno sport, Sì. per fare un qualsiasi sport, lo sport, quali sono i punti cardini dello sport? Sono il fatto che ci vuole il mindset, quindi ci vuole la testa, devi avere comunque ti devi allenare, non è per tutti. E soprattutto ci devi avere comunque nel bodybuilding un patrimonio genetico, mentre in quegli altri sport comunque è una classe innata che tu hai per fare quel determinato sport. Quindi diciamo che abbiamo tirato, diciamo, possiamo dire di aver tirato le somme e aver capito che finalmente che il bodybuilding è uno sport e servono tutti quanti i parametri fondamentali che determinano uno sport. Per diventare un atleta di successo anche nel bodybuilding. Andrea, tu che vuoi? Scusa, vai, vai. No, dico, e se questo è comunque portare gli allenamenti, cioè nel senso se una persona decide che vuole fare il bodybuilder, che si metta l'anima in pace, che si deve allenare in una certa maniera, perché per quanto tu possa avere un ottimo patrimonio genetico, quando vai ad alti livelli, se non ti alleni come Cristo comanda, il top del top non ci diventi, se non ti alimenti come Cristo comanda, il top del top non ci diventi. Quindi comunque ci mettiamo l'anima in pace e se vogliamo diventare professionisti o comunque vogliamo diventare atleti importanti nel bodybuilding, ci dobbiamo comportare come fanno tutti gli atleti di tutti gli altri sport. Sì. Andre? No, volevo dire, il discorso dello sport, la prendo allo sport, il bodybuilding è uno sport, esiste una definizione di sport, non dobbiamo inventarci niente. Qualsiasi attività disciplinata da un regolamento e suddivisa in organizzazioni che vede due o più persone scontrarsi su un campo o in qualche maniera o contro il tempo, quello è uno sport. L'unica differenza tra lo sport e il gioco è che lo sport è regolamentato, il gioco no, o lo gioco è autoregolamentato. Quindi il bodybuilding è uno sport al 100%. Ci sono adulti grandi, grossi e vaccinati, e dal 2020 plurivaccinati, che si sfidano su un
su un palco a decidere chi è il fisico migliore secondo dei parametri detti da una platea di giudici. Quindi è uno sport. Quello che non è uno sport nella visione delle persone. Perché quando Lorenzo prima ha detto, parlava della palestra, perché la palestra è difficile in palestra riconoscere chi fa bodybuilding e da chi fa fitness, è vero, ma secondo me è un falso problema. Perché se noi mettiamo un campo da calcio, in questo campo da calcio mettiamo Cristiano Ronaldo e colleghi che si allenano da una parte, e mettiamo Mister Nessuno che si allenano dall'altra, e mettiamo un istruttore che va in giro, diciamo così, nessuno entra su un campo da calcio o su un dojo, ancora meglio, nelle arti marziali, e va dall'istruttore e gli dice: io voglio imparare a tirare i pugni, ma non mi va di schivare, mi fa un po' male la schiena. Oppure io voglio imparare a schivare, ma con dolore alla spalla, il jab preferirei non darlo, preferisco andare di destra. No, lo si affronta come? Testa bassa, l'istruttore parla, tu fai quello che ti dico io. Quando io facevo l'istruttore, questa era una delle pochissime cose dove ero abbastanza demente nelle mie risposte. Quando qualcuno veniva e mi diceva non voglio fare questo, non voglio fare quello, lì automaticamente io sapevo che qualsiasi cosa dicevo mi facevo un nemico e non potevo fare bene il mio lavoro in nessuna maniera. Perché una persona che viene da te e ti viene a dire quello che tu devi fare nel tuo lavoro, automaticamente ti discredita a te e quello che stai facendo. Quindi agli occhi di quella persona non ha importanza che il bodybuilding rientri nella disciplina, nella definizione di sport, non è uno sport. Ma è perché è il bodybuilding in Italia e in pochi altri paesi. Non è perché è difficile distinguere chi fa fitness da chi fa bodybuilding. E con questo discorso mi ricollego e finisco quello che hai detto tu del tuo amico. Se il tuo amico fosse vissuto negli Stati Uniti, avrebbe vinto una o più medaglie d'oro. Perché negli Stati Uniti esiste la possibilità di vedere lo sport come un'alternativa altrettanto sana, valida e dignitosa rispetto alla scuola. Mentre invece noi italiani e europei in generale abbiamo una visione dello studio superiore alla disciplina, per cui questo povero Cristo di 15 anni doveva allenarsi come un atleta olimpico, studiare come il primo della classe e ha finito per non fare bene né l'uno né l'altro. Viceversa, in un altro paese gli sarebbe stato detto: sei chiaramente dotato per questo, non tutti sono esattamente come il bodybuilding, non è per tutti, lo studio non è per tutti, perché lo studio richiede una serie di skills che anche lo sport richiede e non necessariamente l'uno può essere applicato all'altro. Per cui, sai che c'è? Se per essere promosso serve il 6, per uno come te è sufficiente il 5. Ti prendi tutti i 5 e nel frattempo continui a studiare e porti vantaggi al tuo paese, alla disciplina, con le tue vittorie e quant'altro. Quindi in realtà la vedo più come un problema nazionale popolare che non... Beh, ma infatti proprio. Ma infatti, Andrei, guarda, scusa se ti interrompo, infatti ma tante volte i ragazzi giovani in Italia, perché come dici te, all'estero magari nelle NFL vedi molti atleti che sono diplomati, invece in Italia purtroppo il ragazzo giovane deve fare una scelta tra lo studio, tra portare avanti una carriera improntata magari su appunto sullo studio, che piuttosto su una carriera sportiva, perché uno è vista sbagliato come, esatto, perché una è vista come nobile e fondamentale, l'altra è vista esatto come una cosa in più, e le cose possono coesistere. Il problema è che noi europei non vogliamo farle coesistere in qualche maniera, no? Ragazzi, io mi vorrei collegare con la prossima domanda. Ci hanno chiesto quanto conta il background sportivo quando si inizia a fare bodybuilding. Allora, quello che penso di aver capito io da questa domanda, quello che ci chiedono, è che comunque la maggior parte delle persone che fanno bodybuilding, almeno prima, ora in questi tempi magari le cose sono un pochino cambiate, però almeno prima, diciamo che i bodybuilder erano tutti sportivi che venivano da altri sport dove non erano magari molto bravi, diciamo così, e siccome non trovavano un futuro e successo, continuavano nella sala pesi. Facevano sala pesi, vedevano che comunque era divertente, si informavano e capivano pure che potevano salire sul palco e continuare ad essere atleti. Quindi, quello che vi vorrei chiedere io è, secondo voi, il mindset da atleta che viene da un altro sport, come può essere poi portato anche dal punto di vista del bodybuilder? Chi vuole iniziare? Inizio io. Vai. Allora, cambia tantissimo. Io parlo per mia esperienza diretta. Ragazzi, cambia tantissimo.
cioè dipende uno come si approccia allo sport, però fa tutto secondo me, perché il mindset, tra virgolette, non è che lo impari da piccolo, però io ho iniziato a fare sport proprio da piccolino e l'ho sempre fatto ad alti livelli, poi per me lo sport è sempre stato tutto. Sono onesto, a me interessava più andare a fargli a giocare a pallone, a nuotare, piuttosto che mettermi sul libro di scuola o giocare con gli amici. Cioè, E non c'è per niente di me, male, allora. no, però io l'ho magari sbagliando, è quello che non so se voglio trasmetterlo ai miei figli o quant'altro, però il discorso per me era lo sport è una questione di vita, cioè nel senso. C'era solo la vittoria, c'era solo competere, era bianco o nero, non c'è la via di mezzo. E questo l'ho portato anche nel bodybuilding. E devo dire che non è che mi ha aiutato, però il mindset che ho preso negli anni nello sport lo sto trasmettendo nell'allenamento, nella disciplina, cioè il no pain, no gain. Secondo me a parte che non è che è una cosa innata che hai o non hai, è una cosa che impari. Poi, oddio, il discorso del andare oltre, di spegnere quella lampadina quando ti alleni, è una cosa che comunque ci vuole tempo per apprendere. Però il mindset che impari negli anni, nell'allenamento di un certo livello, è fondamentale. Perché purtroppo adesso sembra che il bodybuilding è diventato, il bodybuilding, il fitness, è diventato uno sport. Diciamo non di scarto, però sembra che non ho niente da fare, vado in palestra, mi voglio un po' mettere in forma, vado in palestra e mi definisco un atleta. Guarda, c'è come mi ricollego al discorso che facevo ieri con Ludo, il discorso dello scarico. Cioè, c'è gente, la maggior parte della gente che non sa cosa vuol dire scaricare e non ha neanche bisogno perché non ha il mindset per allenarsi e non l'ha mai avuto. E non ce l'avrà mai, probabilmente, nonostante si alleni, ma perché non è una cosa che secondo me ci vogliono anni per apprendere. Ci vuole anche una guida, ci vuole qualcuno che te lo dimostri. Esatto. Non dimentico. No, prego, scusami. No, vai, 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 vai. No, volevo solo dire questo, non mi dimenticherò mai un piccolo articolo di Giovanni dove appunto diceva, semplificava naturalmente, ma il discorso era, vuoi imparare il bodybuilding? Mettiti in mano a un professionista grosso e dopato, piuttosto che uno dei tanti influencer, fai quello che ti dice lui, anche se non ti dopi. Ma perlomeno impari com'è la disciplina e otterrai comunque molto di più di quello che ti dà qualsiasi influencer da 4 soldi. E quindi in qualche maniera sì, è lo stesso discorso. Riuscire a Sì, metterti in mano a perché qualcuno che ti insegna cos'è il pane e cipolla che il bodybuilding richiede, quello anzi, sì, riso e cipolla. però secondo me il discorso del mindset è una cosa che anche hai tu. Cioè, nel Sì, senso, sicuramente. a me personalmente non l'ha insegnata nessuno. Non perché sono arrivato, sono bravo e quant'altro, ma perché io, per mio spirito, io voglio competere, io amo la competizione e quando competo voglio vincere, sono onesto, non mi nascondo. E per far ciò ho subito detto, io quando mi alleno do tutto, tutto. Ma io anche quando giocavo a pallone, facevo gli allenamenti, per me l'allenamento, cioè voglia o non voglia, io comunque lì dovevo sovrastare gli altri. Lo stesso nel nuoto, lo stesso ho provato, mi ricordo qualche anno fa, che mi ero preso un po' un anno sabbatico a bodybuilding, avevo provato a fare CrossFit, nonostante la mia mole e nonostante la tecnica scadente, io comunque, quando vedevo i VUD, li provavo, io dovevo battere i numeri che c'erano sul tabellone di gente che comunque era allenata. E quella è una cosa che hai tu, una cosa Vero. che non ti segna nessuno. Io posso prendere un ragazzo, fargli un allenamento ad hoc, cercare di correggergli la tecnica, dirgli ragazzo, devi arrivare al cedimento, ci provo, però se tu non hai quel mindset È vero. innato, arrivi lì, oltre non puoi andare, non Diciamo farai mai quel. qualcuno che ti aiuti a incanalarlo meglio, non a crearlo. Sì, Esatto. ok, giusto. su Io riflettevo questo. sul fatto che tu puoi insegnare, cioè puoi trasmettere una passione. Tu non devi trasmettere il mindset viene da solo. Tu puoi Esatto. trasmettere la passione. Se tu trovi una persona che ti sta vicino e che ti insegni la passione per quella cosa che stai facendo, poi il mindset ti viene fuori.
perché è una cosa molto personale, molto personale. Il discorso è che il fatto di venire da un altro sport deve essere un plus, cioè deve essere un qualcosa in più che tu metti nel tuo bagaglio culturale. Venire, ovviamente, io vengo dagli sport da combattimento, ma anche in tutti gli altri sport, cioè non esiste il fatto che tu, come diceva prima Andrea, no, ma mi fa male questo, oggi non mi alleno di qua e di là. Cioè, comunque ti creano negli anni in maniera tale che se ci sta qualcosa che non va, vai zitto, stai zitto e vai avanti. Questo tipo di mindset, se tu lo porti in una disciplina come il bodybuilding, ti porterà ad avere dei risultati che molti altri che hanno cominciato solamente facendo bodybuilding non avranno mai. Il discorso, io a me un'altra cosa, no, che mi manda fuori di testa, questo è un mio pensiero se non la pensate come me, assolutamente va benissimo. Tutte le volte che si dice, no, ma tu quando sali sul palco, quando sali sul palco è una gara contro te stesso. Ma di che? Sali sul palco da solo? E tu, quando sali sul palco, io va bene che tu vuoi essere la migliore versione di te stesso, ma sopra quel palco ci stanno altri 10 che ti vogliono mangiare sopra la testa. Come dobbiamo fare? Qual è? È come chi mette la foto della gara dell'anno precedente e dice questo è l'avversario da battere. Non funziona così. Capito? Cioè, che recita solo. Il discorso è che tu puoi pensare di battere il te del passato portando una condizione fisica migliore di quella dell'anno precedente e mi sta bene. Però poi devi portare un mindset, la testa è quella che quando sali sul palco ci stanno altri 10, 15, 20 personaggi che ti vogliono mangiare sopra la testa e che farebbero di tutto per starti almeno un posto davanti. E allora se tu vai là con la mentalità da pecora smarrita, dove tu dici no, ma io tanto lo faccio solamente per me stesso, dove vai? Dove vai? Statene a casa, fatti la top condition davanti allo specchio, ti fai le foto, finisci là e non hai speso un soldo per farti il tan, non hai speso un soldo per la gara, hai vinto contro te stesso, statene a casa. A me questo è il discorso, perché se lo vogliamo vedere come uno sport, il bodybuilding, allora trattatelo come tale e gareggiate come atleti. Sul palco ci si va per vincere, punto e basta. Poi se non arriva la vittoria, quello è un altro conto. Però là ci si deve andare per combattere, per fare bene. Se tu sai che mentalmente non sei pronto o che comunque il tuo fisico non è abbastanza maturo per un determinato palco, non sali. Però lì, Fede, scusa, ti interrompo, lì entra anche in gioco però chi hai alle tue spalle, perché lì si costruiscono false illusioni su molti ragazzi che col quale bisognerebbe essere solamente onesti, digli guarda ragazzo, no, cioè io sin da quando ho iniziato a fare sport sì, per me non esiste partecipare, vincere, capito? E io, se dovessi essere un preparatore, io cercherei di trasmettere quello ai miei ragazzi, cioè nel senso, io dico a un ragazzo tu devi andare là e vincere, cioè andare lì e partecipare, no, non esiste. E onestamente anche lì il discorso che, come ti dicevo, non si nutrono false speranze e tanti poi magari ci credono. Tu, Ludovico, quanti ragazzi hai dovuto sconsigliare dal palco che erano partiti pieni di troppe belle speranze? Io sono un pessimo preparatore da questo punto di vista, preparatore in termini di business e marketing da questo io punto so di vista. Io so già la risposta alla domanda, te la faccio soltanto. Io sono tragico, io proprio disincoraggio tutti quanti, quasi. No, io sono molto realista, nel senso che io sono molto pro gara per gareggiare, cioè nel senso se per me... Se tu vuoi provare l'esperienza per anche acclimatarti, per capire se è una cosa che fa per te in futuro,
Prima puoi farlo anche se non sei in condizione. A me non, cioè, nel senso ti porto sul palco. Se non sei, no, in condizione, scusate, se non sei competitivo. Io però lo dico, cioè, io sono sincero e all'atleta gli dico: guarda, possiamo salire questo palco, possiamo fare questa gara, non puntare a niente. Cioè, io glielo dico tranquillamente, non puntare. Oppure, bene che va, rientriamo nei primi sei. Che poi magari va molto bene, eh. Io, mi ricordo, abbiamo portato una ragazza al The Best Natural in Show, INBB, e l'abbiamo fatto gareggiare come figure e woman physique. E lei è arrivata: eh no, voglio vincere tutto, voglio vincere la Pro Card. E io sono stato sincero, gli ho detto: sì, guarda, c'hai in categoria, c'hai la campionessa europea attuale, che vuole andare pure lei, che te la ritrovi nella categoria woman physique. Poi c'aveva altri due competitor importanti, di alto livello. Gli ho detto: non, cioè, nel senso, andiamo, facciamo il meglio, secondo me puoi vincere. Però non, cioè, nel senso, preparati, perché poi voglio, cioè, deve essere un percorso lungo quello che facciamo, perché secondo me hai le potenzialità di migliorare, cioè quello che adesso sei tu adesso è il minimo, è poco rispetto a quello che potresti diventare col tuo patrimonio, col buon lavoro e tutto il resto. Quindi, cioè, non ti bruciare, non ti focalizzare su questa vittoria, perché a me, perché poi il problema è che le persone si scoraggiano, no? Quindi la vedono come: ah no, devo vincere, devo vincere, devo vincere, e se non vincono ci rimangono male. Gli ho detto: cazzo, c'hai il top del top italiano in questa competizione. Tu arrivi adesso, la gara è sempre un'incognita, ma non ti focalizzare su questo, focalizziamo a fare una buona gara. E abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto due categorie, due assoluti, due pro card, di tutto. E perché era atomica, atomica. E lei ha detto: hai visto che ce la facevo? E gli ho detto: guarda, io non ti ho detto che non ce la facevi, io ho detto: secondo me possiamo vincere, però. Io almeno la gara la vivo così, nel senso che secondo me è importante che l'atleta non si scoraggi, perché la cosa che dicevamo anche con te, Fede, che alla fine il bodybuilding è sempre un'incognita. E io ho visto tante persone andare con così tante aspettative e rimanere così tanto deluse per delle cose stupide, come potrebbe essere deluso adesso Bonac. Solo che magari un atleta avanzato come Bonac la tiene la botta, cioè dice: ok, faccio ancora meglio allora. Mo' mi avete fatto girare il culo, mi presento ancora meglio, al punto che non potrete non darmi una coppa. Però molti atleti arrivano veramente bene, però col fatto che in testa loro dovevano vincere, si scoraggiano e proprio vanno in down pesante. Il problema è sempre chi hai davanti. Per questo io sono sempre, cioè, cristallino, e dico sempre che è comunque un'incognita quando sali sul palco. Cioè, io ti dico quello che possiamo fare. Ti dico: guarda, secondo me possiamo vincere. O comunque puntiamo alla top 6, oppure secondo me non puntare a niente, vai là, divertiti, perché non sei competitivo. Lo fa sempre parte del mindset, però. Quello Capito? sta all'atleta. Io ti dico infatti il mio esempio su di me, ad esempio. Io facevo judo e io odiavo le gare, le odiavo. A me, io non sono una persona competitiva, cioè non sono competitiva minimamente nei confronti degli altri, zero. Quindi io non ho brama di sovrastare, di vincere, cioè per me la gara deve essere molto un qualcosa di rilassato in cui ci si vede, si dà il meglio, sicuramente qualsiasi disciplina, eccetera, però poi non c'è tanto quello spirito di voler vincere, io non ce l'ho per niente, come va, va. Rea, per me è... quindi anche per questo, io ad esempio ho fatto judo. E ho fatto judo in un contesto in cui non era un contesto di alto livello, cioè facevo agonismo, mi sono qualificato per le nazionali, però il mio preparatore era molto tranquillo, era molto in un'ottica li faccio divertire, perché ho iniziato che ero un bimbo proprio, l'ho portato avanti per 8 anni e lui comunque non era una scuola molto di alto livello, diciamo, era un buon preparatore, era in gamba e tutto, però era molto morbido perché aveva a che fare con ragazzini fondamentalmente. E quindi diciamo che ho vissuto un agonismo molto blando a livello di background. Viceversa, quando ho iniziato a fare bodybuilding, io ho iniziato con una mentalità molto easy, cioè io non andavo al massimo, non mi spremevo, non cercavo di trarre tutto, perché non avevo quel background, che mi rendo conto ce lo devi avere da parte tua, ma ci deve essere qualcuno che te l'accende. Cioè, tu devi avercelo dentro, ma ci deve per forza. Non nasci che di botto vai tutto lì, cioè deve essere qualcuno che per arrivare a quell'estremo, che io intendo come estremo, deve accendertelo qualcuno. Quindi io ero molto flat, seguivo quello che vedevo, insomma, però non ricercavo questo estremo. Poi
a un certo punto io ho avuto il click quando mi sono allenato con Stefano Greco. Perché Le famose Stefano, gambe con Stefano Greco. le famose gambe, perché Stefano mi ha detto proprio: non ho mai visto una cosa così schifosa, come uno spettacolo così schifoso come questo, una cosa del genere. E poi l'altra volta mi disse, perché ero tipo cotto, dicevo, guarda, non, avevo paura di farmi male, non lo so, perché poi là c'era anche la cosa che mi ha buttato di botto, non so, 300 kg sulla pressa a secco, e ho detto vai, capito, senza warm up. Quindi comunque io, lo sai come sono, Fede, ho molto anche paura degli infortuni e cose, quindi. E lui mi ha guardato e mi ha detto, non fa per te, si vede che non fa per te. Così a canato e se n'è andato. Cioè, proprio, io non sapevo se era, aveva proprio interrotto il rapporto. Quindi è successa una cosa con Stefano che mi ha fatto realizzare proprio quello che manca nel bodybuilding rispetto all'agonismo. Perché poi, anche parlando con Giorgia, lei ha fatto agonismo ad alto livello di pallavolo, mi sono reso conto di un discorso. Nell'agonismo di alto livello, tu sei o sei pagato oppure comunque lavori per la squadra e sei allenato dall'allenatore. L'allenatore è pagato dalla squadra, non è pagato da te. Quindi l'allenatore te vali meno di zero, vali soltanto nel momento in cui porti il risultato. Quindi se lui ti deve trattare male, ti deve cacciare via o cose, a lui non gli frega niente, lo fa. Cioè lui deve portare il risultato alla squadra, rende conto alla squadra. Mentre nel bodybuilding c'è di contro il discorso che sei tu a pagare il tuo coach. Quindi come dice Lore, il coach ti tira su. Cioè se sei affaticato ti coccola, se vuoi gareggiare ti fa gareggiare, non è duro. Poi tanto c'è sempre la colpa del giudice o del posing coach, no? Quindi non è un problema. Per cui si crea questa situazione in cui l'atleta è troppo coccolato. E io con Stefano, per la prima volta, mi sono sentito proprio, io vi giuro, cioè, mi sentivo tipo una merda, ma una merda. Cioè, della serie, io mi sono allenato, ho fatto gambe e cioè, mi ha trattato così e io lo pago. Cioè, della serie, cioè, quindi faccio così tanto schifo. E da là mi si è acceso un qualcosa per cui io veramente gareggio contro me stesso. Nel senso che io, non essendo un tipo competitivo, per niente, a me c'ho questo, diciamo, paradosso per cui innanzitutto mi sono reso conto di essere che il judo lo vivevo male e l'ho sempre vissuto male perché mi era stato insegnato a gareggiare contro gli altri e non mi è stato mai insegnato a gareggiare contro me stesso, cioè a cercare, cioè da serie, Ludo, quella tecnica, cazzo, me la devi fare perfetta, questa proiezione me la devi fare impeccabile. Devi essere molto più esplosivo in questo movimento. Cioè, queste cose non mi sono state insegnate. Erano più un impara a combattere, cioè impara a sopravvivere, a battere gli avversari. Che poi me la cavavo bene, no? Però la vivevo male la gara. Perché non era un. Quando mi allenavo, c'avevo l'ansia di dover gareggiare. Non c'avevo mai una visione di migliorare me stesso. Che era quella che probabilmente mi avrebbe acceso, che mi ha acceso nel bodybuilding. Per cui io quando gareggio, io mi rendo conto che quando arrivi a un certo livello, devi iniziare a gareggiare per vincere. Nel senso, se hai le possibilità, se sei maturo, se sei competitivo, gareggi per vincere. Però per come sono fatto io, soprattutto per come sono gli show, io voglio sin da subito stare in mezzo al top. Cioè io mi rendo conto che magari per essere competitivo dovrei magari gareggiare in PCA o in altre federazioni, sicuramente non dovrei andare a gareggiare all'Arnold UK, okay, dove c'avevo 35 Classic, il top dell'Inghilterra. Però io voglio stare là, cioè io voglio andare, stare sul palco e guardarmi, specchio a specchio, col top. Ma questo, guarda Ludo, che tu adesso in questo momento ti stai, tra virgolette, passami il termine, contraddicendo, nel senso che te non stai gareggiando contro te stesso, te vuoi solamente vedere Ludovico Lemme come sta a confronto col Sì, top del top. questo perché, come dico, nel lungo, cioè io mi rendo conto che se voglio continuare a gareggiare, arriverà il momento in cui io devo andare là proprio con l'idea di dover vincere, di aggrapparmi alla vittoria psicologicamente. Però ancora non sto in quella, non mi sento in quella fase. Per cui quando salgo su un palco per me, quando faccio una gara, per me è proprio un ok. Per questo anche, sai, il discorso che facevo, che molti mi hanno detto: ma cioè, ti sei reso conto che con Steph era una strategia sbagliata, perché l'hai seguita al 100%? Perché non l'hai fatto conoscendoti di testa tua? Io ho detto, cioè, per me era diventato molto più importante il poter depennare quella strategia fatta da un preparatore di un certo livello e capire, sperimentare su di me che non funzionava, piuttosto che fare una via di mezzo e non saper che cosa depennare. Ok? Tu Perché? adesso sai Perché per certo che quella strategia non funzionerà su di te. io devo, cioè, Questo, devo andarci proprio pesante. certo. In fondo, quando sbagli qualcosa, comunque impari qualcosa. Sai Sì, per sì, certo sì. che non funziona, appunto. Sì, ma per me. Invece di trovare una via di mezzo, Sì, hai sceso di esatto. toccare il fondo del barile e adesso tocchi qualcos'altro. No, Hai no, capito? assolutamente.
quello. Però per me è sempre un, cioè comunque almeno per come la sto vivendo adesso, poi ovviamente le cose cambiano, però per come la sto vivendo adesso è sempre un voglio andare e battermi sia di condizione, sia battermi nel senso di acquisire esperienza su un palco. Perché comunque anche se non ho, cioè magari la condizione non era ottima il giorno della gara, perché magari prima o dopo lo era, però rispetto all'anno scorso, io comunque ho imparato tanto, cioè sono cresciuto tanto da questa preparazione. Mi sono conosciuto tanto, ho migliorato tanto il posing, tante cose. E, per cui è, io lo vedo sempre, e in palestra è sempre quello. Ad esempio, io in palestra vedo sempre tutto che entra e finisce con me. Cioè sono io che devo spingermi oltre il limite. Cioè devo andare, devo alzare. Sì, però quello è differente perché tu in palestra stai da solo, cioè nel senso Sì, comunque sì, sì. Però alleni. non vado mai a No, pensare, devo palestra battere. non stai da solo. In palestra non stai da solo, credimi. Credimi perché quelle poche volte che ho avuto l'occasione di allenarmi in una palestra come la Ultraflex, respiri quell'atmosfera. Fa una grossissima differenza. Se tu stavi sul ring, giusto? Perfetto. Stai sul ring e c'è Chuck Liddell, Frank Mir, Dan Fryer. Io ero di quell'epoca, mi piacevano quelli dell'epoca. Che si allena e fa sparring a 2-3 metri da te, tu lo sparring è tuo, lo fai meglio. Non hai bisogno di cambiare nient'altro, ma il tuo sparring lo fai meglio. Se uno deve fare la pressa e vede il video, e vede il video della pressa di Lorenzo, dopo che quando tocca a lui la pressa la fa meglio. Quindi in palestra non stai da solo. L'ambiente fa tanto, veramente tanto. Ma è come quando ti allenavi in lockdown da solo, per Sì, dire. E anche quello. almeno il mindset, ma parlo per me, decade, piace, ok, però a parte l'attrezzatura limitata, ma comunque è vero, l'ambiente fa tanto, tanto. Sì, il discorso è che, tornando proprio alla domanda, io ti parlo adesso da preparatore, da quello che ho visto. Sai che c'è che chi arriva a fare bodybuilding, che comunque ha una ventina d'anni, metti conto, e ha fatto un altro sport, molto probabilmente ha fatto un altro sport ad un certo livello e l'ha portato avanti per diversi anni, poi si è interrotto per qualche ragione. Però se l'ha fatto ad un certo livello, quindi non è che è andato a cazzeggiare, vuol dire che aveva in sé il mindset, che è stato risvegliato, tra virgolette, perché alcune persone semplicemente no. Cioè ci sono le persone che non sono sportive, che non sono competitive, che non parte mindset, che non riescono a spremersi, eccetera. E io ti dico che sulle persone che mi arrivano che hanno fatto un certo sport a un certo livello, cioè sono fatte, cioè come te, Fede, te sei venuto a fare il primo allenamento, io ti ho detto cazzo, ti spremi tanto, cazzo, cioè ti spremi veramente tanto, non ti butto giù, cioè è comunque la vedi tutta la differenza, cioè da una parte c'hai una persona e da una parte c'è un atleta, cioè fa tutta la differenza nel mondo, cioè come preparatore quando fai quando alleni. Cioè, sono due. Stai a fare due cose completamente differenti. Per quanto la persona viene e dice: no, perché io ti seguo, io porto tutto a cedimento, vado, sono di qua. Però, magari quella stessa persona non ha comunque quella fiamma, o comunque non è stata bene male accesa, non è stata coltivata, quello che ti pare. Quindi, sì, ci sono tante persone che sono arrivate a fare personal dicendo: io spingo tanto, seguo quello che fai, porto tutto a cedimento, e poi dopo 40 minuti di gambe. Basta, Ludo, basta. O persone con cui mi sono allenato, stessa cosa. Che mi guardavano e mi dicevano: ma tu fai questa cosa tutte le sessioni? Io dicevo: sì, faccio tutte le sessioni. Ma lo vedi, Fede, anche con Alex parlando. Cioè, Alex è videomaker di quasi tutti e dice: cioè, nel senso, tu Ludo, io sei un folle. Quando gli ho detto: hai iniziato ad allenarti, lui ha detto: sì, ma non faccio le cose che fai te, faccio le cose che fanno gli altri perché te sei un folle. Capito? Cioè, è comunque. Cioè, è. Fa riprese a tutti, ma non per qualcosa, ma perché sono livelli diversi. E io mi ritrovo molto, con questo mi ritrovo molto con Fede allo stesso livello, perché tutti e due andiamo, li cerchiamo, cioè stiamo sull'acceleratore, ma veramente tanto. Non ti fermi, capito? Cioè, se tu devi fare una serie, la devi fare, punto. Non esiste che prendi, ti fermi, che sei stanco, cioè non esiste. Cioè, nel momento in cui vai sotto, fine. La chiudi fin quando il muscolo non si spegne, basta. Non esiste che accumuli fatica, riattacchi o che. Cioè, è una cosa inconcepibile. Beh, secondo me il background agonistico di altri sport, secondo me è una tappa fondamentale per fare bodybuilding.
cioè, poi magari verrò contraddetto e quant'altro, ma per me è una tappa fondamentale. Ma lo vedi anche dal ragazzo che io li vedo anche in palestra, ragazzi di 20 anni, che a cui magari spieghi lo squat una volta, si mettono lì e lo fanno perfettamente. C'è gente invece che tuttora, dopo magari anni, mi sbaglia a fare una pectoral, per dire. E lì vuol dire che davvero, ragazzi miei, non è che non sei portato, No, non è sei portato. che sì, non, sì, è bruttissimo, è vero, No, no, non è sei che quello, portato, perché è cioè uno. brutto da dirsi? Perché è brutto? Cioè, No, beh, sì, a me hanno detto che perché non sei viviamo. portato per far tennis, io non sono portato per fare tante Lo cose, cioè, so, perché è brutto? Io, cioè. perché viviamo in un'epoca dove dire la verità o alle persone è, diciamo che non è politicamente corretto. E sai, Lo so, però. si cerca sempre di addolcire la pillola, quando tante volte fa meno male dire la verità. Io vedo ragazzi, gente magari che sta allenando da 10 anni e non sa farmi la leg extension. Cioè, lì Sì, davvero sì, sì. dici, vieni in palestra, ma vieni per occupare la giornata, per fare quelle 2 ore, per aggregare È solo un una moto sorta di al luogo. Andare aggregazione. in palestra è solo un moto al luogo. No, passi la tua ora. È come, anziché andare al circolo, una volta che andavo al circolo, puoi andare in, ma ci sta. Cioè, io non E critico non quel c'è tipo di niente di persona. male, è Non lo questo. critico. Non c'è niente di No, male. io, esatto, chi vuole andare in palestra per passare quelle 2 ore a cazzeggiare, a parlare, a farsi gli affari suoi, a staccare la mente dalla giornata lavorativa, a stare lontano dalla moglie magari o dai figli, perché ci sono anche queste situazioni. Ma oh, ognuno è lecito, però Assurdo proprio. non può dirsi atleta, capito? No, no, è vero, è Sì, vero, c'ha. senti, io Mi volevo fare una ricordo domanda. questa qui della moglie, me la ricordo almeno un paio di persone quando lavoravo in sala tesi. C'erano almeno un paio di persone che letteralmente, esplicitamente, hanno detto: sì, così sto un paio d'ore fuori casa e poi torno a casa, ceno e vado a dormire. Meno vedo mia moglie, meglio è. No, che poi è più sano andare lì sicuramente che passare andare a fare l'aperitivo al bar, cioè, Sì, siamo onesti. carità, però no, l'idea di questi che devono, se vanno in palestra, 40 euro al mese pur di non stare a casa con tua moglie, è eccezionale. Andrea, ti volevo fare una domanda, anzi, Dimmi tutto. una domanda che ci hanno fatto, volevo partire da te. Vai. L'evoluzione del mindset nell'atleta nel tempo, quindi come è cambiato il tuo mindset da quando hai iniziato la palestra ai giorni Non d'oggi? capivo. Bella. Io sport l'ho sempre fatto, ma non sono mai stato un tipo sportivo, non sono mai stato un tipo competitivo, non 20 anni io mi considero ancora assolutamente un principiante in sala pesi e non so minimamente spremermi la metà di come mi spremete tu e Ludovico, quindi il mio Ma oddio, mindset io mi sono qualsiasi allenato con cosina te, è Andre. beh, E gli dai, gli ma dai. infatti no, ma per niente. Non ho Sta retto il tuo modestia, ritmo, guarda, ti giuro, a un certo punto. non ho retto il tuo ritmo, non ho retto i tuoi carichi e quando siamo a ripassare i bicipiti mentalmente ero già stanco, quindi no. La verità. Però ci sta. No, vabbè, ci stavi però. Comunque sì, ho portato a casa l'allenamento, ma non era la stessa, non è stato produttivo come era stato per te sicuramente. E, per quanto mi riguarda, la cosa che avevo e ho sempre apprezzato tanto è stata la capacità di, la famosa in realtà ha puntato più che altro su quelle che potevano essere la mia qualità migliore e onestamente dal trasferimento qui nel Regno Unito in poi è sempre andato verso il ridurre il volume, poi con la nascita dei miei figli e tutto quello che ne ha comportato, questa cosa è diventata sempre più forte. In altre parole, ho dovuto cercare di trasformare, perché in realtà io di mio anche perché poi il mindset è conseguenza, spesso mi domando quanto la tua indole è conseguenza anche di quello che il tuo corpo, la tua mente sa già in qualche maniera, in maniera innata, quello che tu sei capace di dare. Se io dovessi scegliere un tipo di allenamento, per me un allenamento di densità, un allenamento di volume, in cui porto poco al cedimento, è il mio preferito, in cui accumulo frequenza di lavoro, in cui accumulo frequenza di scarica, in cui è l'accumulare delle sedie che fa la differenza, qualcosa tipo l'8x8 Giron. Vince di ronda, per capirsi. Quello sarebbe il mio stile di allenamento, che però portava via tempo,
io non ho mai potuto, come dicevamo una volta nella cosa, non sono mai stato abbastanza bravo da trasformare questa attività in lavoro, di conseguenza l'ho sempre dovuta fare tra altre cose. Io ho sempre dovuto lavorare contro quella che era la mia natura, perché quel tipo di allenamento mi portava via troppo tempo. Quindi gradualmente il mio mindset è cambiato, se vogliamo chiamarlo così, da accettare di non poter fare quello che mi piaceva come, diciamo, predisposizione individuale, verso un allenamento che è completamente diverso a quella che era la mia predisposizione, ma che è più produttivo ai miei fini, perché se riesco a stare in palestra un'ora e un quarto anziché due ore e passa, è meglio. Perciò in realtà nel mio caso è stato più conseguenza di eventi esterni che non di una modifica della mia persona. E sono convinto in realtà che molto spesso queste cose siano interlacciate. Cioè magari se qualcuno potesse analizzare la mia struttura muscolare, scheletrica, tendine, bla 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 bla, noterebbe che un allenamento di volume all'appunto Vince Gironda, o Gironda, decidiamo quale, è più adatto alla mia struttura perché magari ho tendini più deboli, un sistema nervoso più delicato, un sistema immunitario più delicato, quindi non riesco a sostenere l'intensità di certi allenamenti e così via. Quindi non so, sarebbe bello riuscire a fare uno studio al riguardo, che però mi rendo conto è francamente impossibile. Perciò complessivamente sì, direi che il mio mindset è cambiato come conseguenza di eventi esterni, principalmente lavorativi, e principalmente lavorativi da quando mi sono trasferito, che invece quando lavoravo in palestra in Italia avevo la possibilità di dedicarci più tempo. E pensi che questo cambiamento che è venuto nel tempo, mm-hmm, l'hai gestito in maniera tale da renderlo perfetto per la situazione che hai ora, o comunque ti manca un pochino quello che avevi prima? Io penso di non aver fatto niente di perfetto in vita mia, veramente perfetto, nemmeno mia figlia, perché in fondo l'ho fatta solo al 50%, il resto di mia moglie, quindi se lei è perfetta è merito del 50% di mia moglie. No, di perfetto no. Io per esempio c'è anche da dire che probabilmente io per esempio sono entrato in TRT diversi anni fa, quindi quando ero anche in un buono stato di forma, ma ero assolutamente poco analico, quindi è probabile che io abbia affrontato tutta quanta la mia carriera atletica, chiamiamola così, da ipogonatico, e quindi relativamente ho ottenuto poco rispetto a quello che ho dato, e questo magari ha contribuito. Ma se dovessi ripensare a che cosa ho fatto di, mettiamola così, se dovessi ripensare a che cosa ho fatto di assolutamente non perfetto, fra tutte le cose sbagliate che ho fatto, la peggiore è stata quella di non essermi messo in mano a qualcun altro che potesse supervisionare la mia progressione atletica prima, molto tempo prima, perché per tanto tempo ho pensato sono allenatore io stesso, perché dovrei mettermi in mano un altro allenatore? Grosso errore. Tutti hanno bisogno di un occhio esterno. Quindi chiunque ascolti, non abbiate paura di metterti in mano a qualcuno competente possibilmente. E una cosa che ho sottovalutato è stata l'aderenza al piano. Non tanto nel senso di la dieta, fai un cheat, non è quello che intendo. Quello che intendo è riuscire a portare avanti con coerenza un piano, non per settimane ma per mesi o anni, perché questi sono i tempi di maturazione di un atleta, che è molto difficile, fa una grossa differenza, e visto che prima parlavamo di atleti di appassionati sempre di fitness, è probabilmente una delle grosse differenze tra qualcuno che può definirsi atleta, avere un piano nel lunghissimo periodo e portarlo avanti anche quando va contro le mode, contro le esigenze, contro le più mere banali necessità, e invece l'appassionato di fitness che segue la moda del tempo e cambia tecnica d'allenamento solo perché ha comprato la rivista nuova del mese, o in questo caso che non esistono più, ha letto l'articolo nuovo su YouTube. Quindi direi questi sono stati i due più grossi errori che ho fatto. E allora invece che ci dici? Io ho cambiato il mindset da quando hai iniziato fino adesso, ma che cosa vedi di proprio di differente? Guarda, onesto, non è cambiato nulla. Diciamo che soprattutto con Ludovico sono riuscito a incanalizzarlo in maniera corretta, in maniera corretta. Prima era davvero no pain no gain. Poi non ho mai avuto tecnici alle spalle che mi spiegassero la progressione. Io non sapevo volesse dire, ad esempio, lo scarico,
il PPL. Io non sapevo cosa fosse, sono onesto. Io fino a 4 anni fa, non, per me esisteva solo l'allenamento, la singola street, la monofrequenza classica. Sì, quello. Io sono, ho fatto 10 anni così, sono onesto. Funziona, cioè, come sei cresciuto. Sì, però mi sono molto limitato a livello a livello muscolare e anche a livello mentale. Era quello che conoscevo. Cioè io ho iniziato con le riviste di Flex, Muscle and Fitness, era Muscle Mag quando perché era difficile... Era difficile reperirlo, esatto. Iron Man, cioè, per me quella era la Bibbia. Io leggevo quello, cioè, mi stilavo la dieta in base a quello, cioè, in base all'articolo di Flex, io mi facevo l'allenamento. Ho iniziato così. Noi abbiamo più o meno la stessa età, quindi la generazione. Io sono dell'82, sono un po' più vecchio di te, ma è quello. Noi siamo cresciuti così. Quelli... Sì. Voi siete cresciuti, io non so, ma comunque, voi siete cresciuti così, ma le informazioni quelle erano. Non è che... Sì, ma per quello infatti ti dico, ho apprezzato quel percorso di crescita, come apprezzo il discorso che facevo, mi ricordo il discorso che facevo prima, e sto apprezzando quello che c'è adesso. Per quello che noi abbiamo visto le due ere, capito? Il mindset, il mio è sempre stato uguale. Adesso riesco a incanalarlo. Nel senso, adesso non è... è come uno che impara a tirare a pallone, a tirare i calci al pallone. Prima ha lo stesso mindset, però su 10 calci, 8 li tira a vuoto. Colpisce la palla. Adesso 9 colpisco la palla, 1 va a vuoto. Devo cercare di arrivare a quei 10 che colpisco il pallone e basta. E con Ludovico ci stiamo riuscendo. Per me... però il mindset è sempre rimasto, nel senso, per me il bodybuilding era no pain no gain prima, è il no pain no gain adesso, ma il no pain no gain adesso è fatto con cervello. Pensavo. C'è uno studio dietro, quello che bene o male l'atleta, non parlo del fitness, l'atleta deve cercare di capire. Olu, invece te il mindset come ti è cambiato, però dal vorrei un punto di vista da preparatore, o quindi vorrei sapere come è cambiato il tuo mindset, come gestivi prima i ragazzi che seguivi, okay. Poi sono diventati atleti, e con gli atleti diciamo di punta che c'hai ora, come ti comporti e qual è stato tutta l'esperienza che hai avuto in questi ultimi anni, che poi ti ha portato a gestire magari ragazzi proprio come Lore, che vi stavi giocando comunque parecchio. Ok, allora ti dico, io è difficile perché è cambiato poco, nel senso mi sono rapportato sempre nella stessa maniera con gli atleti. Da un punto di vista sostanziale, proprio di preparazione e tutto, sì, veramente poco, nel senso che sempre lavorato sulla base di feedback dell'atleta, quindi mai fatto programmazioni troppo lunghe, sempre sulla base di 1-2 settimane, sempre cercato di far uscire l'atleta dalla comfort zone, ma mantenerlo in una certa enjoyability, quindi sempre cercare di capire quello che l'atleta vuole fare, perché tanto la cosa di cui mi sono reso conto in realtà subito è che un programma che l'atleta, che sulla carta sarebbe il più efficace in assoluto per l'atleta, fatto fare un atleta che non ama quel programma, quindi che non lo apprezza, che non gli piace tutto il resto, non sarà di successo, non c'è verso. L'atleta deve, per quanto esce dalla comfort zone, deve comunque rimanere in un enjoyability. In realtà tanto di quello che ho fatto come preparatore sulla base dell'esperienza che ho avuto è molto da un punto di vista invece di rapporto con l'atleta, ossia cercare di, cioè col tempo ho costruito meno rapporti umani con l'atleta, se non in specifici casi in cui vedevo che si poteva fare, perché mi sono reso conto che per quella che è la mia esperienza, che è prettamente con atleti italiani, e quindi non posso fare un discorso generale, però per quella che è la mia esperienza, se all'atleta dai troppo di lato umano,
quindi in qualche modo esci dal tuo ruolo di preparatore, ecco che l'atleta non ti rispetta più come dovrebbe, in qualche modo, o meglio, non ti rispetta professionalmente, cioè inizia a pretendere tanto, inizia a invadere molto e a portare meno rispetto e inizia a essere più pigro nel magari rimanere sul mandare i report, eccetera, perché inizia a vederti come amico, quindi il rapporto inizia un po' a essere un alla come viene, passami il termine, e al tempo stesso nel momento in cui, magari ti faccio un esempio classico, finisce il periodo di competizioni, ovviamente sotto gara l'atleta ci si sente tutti i giorni, più volte al giorno, costantemente, finisce il periodo, inizia l'off-season, l'atleta si sente un po' di meno, come è giusto che sia. Questa fase, se tu hai costruito tanto di rapporto umano, ti sei dato tanto all'atleta da un punto di vista anche umano, in questa fase l'atleta se la prende sul personale, come se non gli dessi attenzioni. Ok? Si offende. Perché magari vede che stai seguendo altri ragazzi, quindi la tua attenzione è perché? Perché secondo me almeno la mia interpretazione è stata nel momento in cui all'atleta gli ho fatto passare un rapporto anche magari di amicizia o comunque confidenziale fuori dal rapporto di preparatore, quindi magari gli ho chiesto, siamo intervenuti su discorsi magari personali suoi, lavorativi, di crescita, relazionali, eccetera, che a me aiutano poi come preparatore, quindi anche uno dei motivi anche per me di essere più vicino all'atleta. Per l'atleta è come se qualsiasi cosa non riesce a scindere i due rapporti. Quindi nel corso del tempo io doso molto questa componente, cioè sono molto più netto con gli atleti e sono pochi quelli con cui mi apro più da un punto di vista umano. Questa è l'unica vera differenza. E poi è una cosa solo comunque che rimane prettamente vicino al bodybuilding, perché comunque, cioè, io che ho, anche nel calcio, sì, l'allenatore era praticamente amico, ma era una figura, non, passami il termine autoritario, ma comunque era il capogregge, capito? Cioè era visto come il coach, basta, punto. Sì, ci facevi le battute, ok, rimaneva il rapporto professionale e tutto, ma era comunque il capo, tra Sorry, una virgolette. domanda Quello al che... volo. Quante Vai. volte hai chiamato il tuo allenatore di calcio per nome? Mister, mai, zero. Ma qualsiasi coach che ho avuto, mai, Lì c'è anche un discorso di età, però è più probabile che quando stai a calcio e c'hai 20 anni, No, a me non chiama ti sempre coach, non mi ha chiami. mai chiamato Ludo a me. No, beh, quando magari parliamo di altre cose, magari, però se no sempre coach, cioè, ma dipende dalla generazione, cioè adesso le nuove leve o i ventenni di oggi si approcciano in maniera diversa. Problema proprio, secondo me, di società. Un problema che poi si ricollega al bodybuilding, però anche se comunque nel calcio il mister è il mister, punto. Ma anche nella pallavolo, nel basket, il coach è il coach. Ma sai Cioè, che c'è? poi Io magari. vedo, non lo so, adesso sbaglio forse, correggetemi, però vedo questo. Allora, io per come mi sono sempre posto nei confronti dei miei preparatori che ho avuto e alla fine come mi ponevo anche nei confronti dell'allenatore di judo, io dovevo essere all'altezza del mio preparatore, devo essere, cioè io devo ricompensarlo per il lavoro che fa per me e mi sento investito di una responsabilità nei confronti dello. Quindi ogni volta che vado in sala, ogni volta che mi alleno, cioè per me sono cose che devo fare anche nei confronti del preparatore, come di tutti quelli che mi stanno dietro e che mi supportano, cioè sono ora una responsabilità, mentre vedo che molte persone è più, vabbè, tu sei il preparatore, tu devi lavorare per me, quindi devi eseguire i tuoi compiti, no? Eseguire le tue cose, fare quello che devi fare, mandare programmi di qua, di là, curarti di me, coccolarmi, vedo che ci Però sono. aspetta, non ti è mai successo, Ludo, che te, magari quando ti entra un ragazzo nuovo, una ragazza nuova, di qualsiasi chi per lui, ti dica: spero di non deluderti Sì, quando. no, infatti dico, ci sono proprio due cose diverse. Cioè, a me come preparatore ci sono proprio due situazioni diverse. Infatti, io cerco sempre di vedere questi aspetti, perché
quando faccio le anamnesi iniziali e quando cerco di valutare le collaborazioni. Quello è un grandissimo punto, per esempio, perché io ho visto proprio che le persone che ti rispettano da questo punto di vista sono poi quelli che arrivano a più risultati. Guarda, io sai che chi mi stupì la prima, cioè che fece, vidi tanto questa cosa la prima volta nella mia esperienza in due ragazzi che facevano, io ho avuto un sacco di ragazzi che facevano militare, tanti, non so perché, però li attiro, forse si vede. E mi entrarono questi due ragazzi, loro erano non precisi di più, e mi ricordo c'era uno di loro che alla fine di ogni report mi scriveva sempre, come al solito, dimmi in cosa sbaglio e cosa posso fare meglio. Sempre, alla fine di ogni report, come frase finale proprio. E questa cosa mi, cioè, nel senso, fu la prima volta che qualcuno, cioè, perché mi trovavo della serie, ecco, forse una cosa che è cambiata nel tempo è che un po' da queste esperienze, quando ho visto che c'erano delle persone con cui potevo permettermi di farlo, io come preparatore, io sto là per evidenziare gli errori. Quando mi mandano i report, mi mandano i video, eccetera, io dico gli errori. Cioè, io non ti dico, ah bravo, fantastico di qua. Cioè, è raro, succede, per carità, quando c'è qualcosa che dico, cazzo, questa era fatta proprio bene, te lo dico. Però di media, io sto là e ti dico, ok, hai sbagliato questo, 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 quest'altro. Questo faccio. A me è successo proprio l'altro giorno, un ragazzo mi ha mandato un video per correggergli un attimo la forma, chiedendomi dei feedback. E comunque, cioè, io gli ho scritto quello che secondo me doveva essere cambiato, poi mi rendo conto che magari io sono una persona molto diretta, nel senso che proprio zero peli sulla lingua. Però magari mi rendo conto che qualche volta, non tutte le volte ti relazioni con persone che riescono a capire questo tuo modo di comportarti, quindi ti devi un attimo spiegare con più parole. E comunque gli ho detto: guarda, renditi conto che, cioè, dal momento che tu mi mandi un video o comunque vuoi un consiglio su una cosa che stai facendo, io cercherò sempre di farti notare le cose che non fai bene, piuttosto che dirti bravo, bravo, perché è molto più costruttivo fatto che io ti dica un qualcosa che tu puoi migliorare per poi diventare una persona migliore la volta dopo, quando rifarei lo stesso gesto tecnico, piuttosto che ti dico sì, bravissimo, che mi costa 10 secondi del mio tempo, ho fatto più bella figura e te continui ad essere il mio follower, capito? Cioè, quindi con questo mi vorrei un attimino attaccare su quello che per me è il mindset che è cambiato sia dal punto di vista dell'atleta che dal punto di vista di preparatore. Secondo me è tutta una presa di coscienza, cioè nel senso che più vado avanti col tempo e più mi sono reso conto che le cose non sono bianche e nero. Scusate. Scusate. Le cose non sono bianche e nero. Quindi devi capire un attimino chi hai davanti e trovare le parole giuste, che non sono solamente quelle di conforto, ma sono proprio le parole giuste che servono in quel momento per la persona che hai davanti. E questo, secondo me, è il mindset che ogni preparatore dovrebbe avere e le prese di coscienza che uno dovrebbe avere nell'andare avanti con il tempo. Un coach, un preparatore bravo è quello che riesce a farti capire che cosa deve essere fatto in quello specifico momento per quella specifica persona. Ed è per questo motivo che, tra virgolette, non è che non mi arrabbio più perché ormai ormai ho fatto l'abitudine, però tutte le volte che le persone si vanno, diciamo, a confrontare o che comunque chiedono aiuto a dei ragazzi che magari trovano in palestra così o magari prendono i propri workout, i propri allenamenti dalle app o vedono degli allenamenti fatti da qualcuno su YouTube e li rifanno. Il discorso è proprio quello, è che comunque quelle cose che uno vede sono degli esercizi che vengono fatti sulla persona che le sta facendo in quel momento, non sono fatti per te che lo stai guardando. In realtà, quindi un preparatore pro dovrebbe essere proprio quella persona che ti trasmette questo tipo di discorso, che ti fa capire l'importanza che ha lui nel farti migliorare nel tempo.
Però questo deve essere, questo può essere solamente affrontato con una presa di coscienza, capendo che non si, tu ti devi porre in una maniera tale per cui le persone capiscano qual è il tuo modus operandi. Però questo non vuol dire le cose boom, dritto per dritto, punto e basta. Tante volte serve comunque usare diversi discorsi, determinate parole con diverse persone. Questo è un po' il discorso, questo dal punto di vista, questo è il mindset che io ho cambiato come coach, come preparatore, personal trainer, chiamate il nome, è indifferente. Dal punto di vista dell'allenamento come atleta, il mindset invece a me è cambiato parecchio, sono sincero, perché sono partito dal ok, dare il tutto per tutto ogni singolo allenamento, il famosissimo no pain no gain, che però alla fine deve essere sempre contestualizzato, perché più vai avanti con il tempo e più ti rendi conto delle cose che funzionano e che non funzionano, e se continui a fare le cose che non funzionano, cioè vuol dire che non sei molto intelligente. Andare avanti col tempo, cambiare il proprio mindset, vuol dire comunque ragionare su quello che è stato fatto prima, capire quello che va bene e quello che non va bene, e poi portarselo avanti. Cioè il bagaglio culturale che noi ci dobbiamo portare avanti non deve essere fatto da tutte le cose che abbiamo letto, sentito dire e viste, buttare tutte dentro questo grandissimo, dentro questo baule che ci portiamo, ci trasciniamo a forza fino a che non moriamo. Ci deve stare una selezione, secondo me. Cioè comunque tutte le volte che noi vediamo qualcosa, sentiamo qualcosa, proviamo qualcosa, facciamo un attimo il punto della situazione, torniamo a casa, capiamo un attimo se veramente è qualcosa che ci potrebbe interessare o no, e a quel punto decidiamo se metterlo nel nostro bagaglio culturale o no. Perché poi se poi comunque siamo anche coach, e poi sono tutte quelle informazioni che poi vai a dare a altre persone, quindi c'è, vada bene che siano delle informazioni giuste che possono servire pure ad altri. Quindi ecco, dal mio punto di vista il mio mindset è cambiato in questa maniera, e sinceramente sono super contento, e lo stavo pensando proprio l'altro giorno, che prima di andare a dormire, non lo so perché, e mi sono reso conto di quanto sono stato contento e felice di essermi mosso qui a Sheffield, di essermi mosso in una, diciamo, in un ambiente pieno di persone che comunque vivono il bodybuilding per quello che è, perché mi ha dato la possibilità di crescere in maniera esponenziale, e quello che ho imparato in questi ultimi 3 mesi penso che è molto di più di quello che avrei mai imparato se fossi rimasto a Cambridge per altri 5 anni. Quindi questo è. Ma Fede, c'è sempre lì il discorso, perché tu hai voglia di imparare. Cioè, purtroppo anche il mestiere di coach, tanti stagnano e non hanno voglia né interesse di apprendere. Esempio, guarda, io non ho avuto tanti preparatori, però l'unico che mi ha corretto l'esecuzione e quant'altro è Ludovico. E io non sono un neofita, capisci? Il coach che avevo prima, l'allenamento, non è che era in secondo luogo, però loro partivano dal presupposto che io mi sapessi allenare, ma non funziona così. Cioè io vedo ragazzi che magari si allenano da 20 anni, vedo fare una squat o una pressa, non hanno proprio le basi. E io gli dico, ragazzi, poi io diverso, su quello non ragiono come voi, io sono diretto, mi spiace, io se una cosa non va bene non ho mezze misure, io ti dico che non va bene, punto. Se a te va bene è così, se non va bene mi spiace, cambia sport o vai da un altro. Su quello io non devo, cioè io in passato ho approcciato in maniera erronea a chi mi seguiva, nel senso che magari abbiamo avuto un rapporto personale troppo intimo, anch'io ho peccato magari in non tanto non devo deluderti o quant'altro, però ero molto insicuro, non avevo quell'equilibrio che ho ora, e quello è una cosa, è un percorso di crescita che uno fa, un atleta fa,
è giusto che lo faccia, capito? Però il discorso, cioè io su quello sono diretto, cioè non ti sai allenare, non ti sai allenare, punto. Però è il modo in cui lo dici, capito, che secondo me deve essere, cioè no, non tu, dico in generale. Sì, sì, no, ovvio. Io prima ero in quella maniera, cioè dicevo, no, ma che è sto schifo? Adesso comunque mi rendo conto che ci sono delle persone in cui lo posso dire, perché sì, però no? E ci sono altre persone che devono essere, diciamo, gli devo dire, guarda che magari quello che stai facendo, se tu lo fa, se invece di fare in quella maniera prendi questi consigli che ti do e lo riprovi a fare in quest'altra determinata maniera, vedrai che avrai migliori risultati. Hai detto la stessa cosa, tra virgolette, sì. Però comunque ti sei riuscito a relazionare a due persone differenti. Questo era un po' il discorso che volevo fare io. Devi capire chi è davanti, logicamente. Però io penso che, indipendentemente da quello, se una persona vuole imparare, a prescindere da ciò che gli dici, quello che ti spinge è migliorare, è dar prova a te stesso, non a chi hai davanti. Io non devo deludere qualcuno, io non devo deludere me stesso, io devo provare a me stesso quello che valgo, capito? Quindi lo fai, a prescindere da quello che io ti dica. È logico, poi logicamente non è che ti vengo a dire guarda, le tue esecuzioni fa cagare, fa schifo, no, certo. Cioè devi migliorare, cioè, però essendo diretto, quello sì, poi sta a te decidere se certo. Ragazzi, io fa una domanda . Io volevo dire, quanto tempo abbiamo? Che domanda devi fare? No, volevo cambiare un attimo, volevo rendere questo podcast un pochino più leggero. Ok. Siamo andati proprio. Perché io poi c'ho un'ultima domanda da fare. Ok, in conclusione. No. Se ci abbiamo. No, nel senso, più una domanda generale che ci hanno fatto su il nostro. Quello che è il nostro allenamento adesso e le nostre alimentazioni. Se vogliamo parlare un po' di quello che siamo. Ah, ok, sì, vai. Adesso. Poi concludiamo con quell'altra. Chi parte? Poi te lo dico, a sorpresa. Ma questo perché sono curioso pure io un attimino di quali sono la vostra alimentazione, cosa state facendo e il vostro allenamento. Scarna, molto scarna. Vai su Run Nation, le trovi tutte, Dai, un secchietto? No, te Lori ancora no. No, ho abbassato, adesso sono in the load, infatti ne parlavamo ieri con Ludovico. Allora abbiamo fatto il primo mesociclo che è durato all'incirca 10 settimane, e questo idem, siamo arrivati alla decima, pensavamo di essere non neanche tanto in overreaching, che fossimo arrivati vicino all'overreaching, invece è arrivato come un treno, nel senso che avevamo tutti i segnali, ma pensavamo di riuscire a portare l'allenamento ancora per 1-2 settimane, invece c'è stato un crollo pazzesco nel giro di 4 giorni. E guarda, come dicevo Ludo, il primo mesociclo la voglia di andare in sala c'era un po', invece stavolta, guarda, sono al quarto giorno e mi sveglio al mattino zero, proprio non ho proprio voglia, cioè, e però come diceva Ludo, più strutturi il programma in maniera coscienziosa, più ti alleni intensamente e più il corpo, per cercare l'omeostasi, ha bisogno di recuperare. Quindi più anche lui si è accorto negli anni che comunque più è tassante l'allenamento, più fai le cose in un certo modo, più il deload deve essere fatto con cognizione di causa. Più è tassante l'allenamento, più il deload deve essere proprio deload nel vero senso del termine. Proprio recupero inattivo. Cioè, sì. Cosa che si te lo chiede proprio. Sì, poi io come dicevo Ludo ieri, faccio, guarda che per me, cavolo, il deload era in precedenza era visto un po' come una sconfitta, giusto? No, non devo arrivare in deload. Invece no, abbraccialo.
goditi il proprio goditi il recupero, ma non tanto il recupero cazzeggia, fatti i cavoli tuoi, stai sul divano, cioè goditi proprio il recupero muscolare, mentale, neurale e tutto. Cosa che comunque in passato io scaricavo quando andavo in vacanza e tante volte non ci andavo neanche, quindi no, infatti la cosa che ne parlavamo ieri, il punto è che se tu fai qualcosa che il tuo corpo riesce a reggere tutto l'anno, ossia non scarichi mai, tu stai facendo qualcosa per cui il corpo non deve veramente adattarsi, perché se lo regge tutto l'anno sempre, cioè lo regge, no? Quindi anche questa forma di overreaching così estrema è in generale un buon segnale. E quindi mo Lore sta su iBox finché non si sente di tornare. La mia situazione è un po' peculiare, io sto recuperando ancora dal ginocchio, quello che mi è esploso mentre ero al lavoro e che in pratica mi ha sì, no, un infortunio, io non ho mai avuto dolore alle ginocchia vita mia, mai. Vado al lavoro, ero un minuto di ritardo rispetto al solito, io ero abbastanza orgoglioso dei miei orari lavorativi, dei miei ritmi lavorativi, sempre puntuali, e non potevo accettare questo minuto di ritardo schifosissimo. Salto una cosa che ho fatto tantissime volte, una recinzione di mezzo metro. E quando atterro per un secondo penso che qualcuno mi ha sparato con un fucile a pompa nel ginocchio. Casco letteralmente a terra, sento letteralmente un'esplosione nel ginocchio destro, e questo è successo ad agosto. E da agosto io non riesco nemmeno più a fare un body weight squat. Ma i legamenti non sono... Non ne ho idea, perché qui non, se non è questione di vita o di morte, con questa cosa del Covid non ti controllano. Sono riuscito a parlare con il GP, con il medico generico, che mi ha messo in lista per una risonanza magnetica e devo aspettare di farlo. Quindi diciamo forse la faccio tra un mese e mezzo. Quindi allenamenti? Ti stai allenando per niente? Quindi per un periodo ho continuato ad allenare la gamba sinistra, ma si stava creando una disparità notevole tra i due arti, perché poi quell'altro non potevo nemmeno sfiorarlo, quindi ho lasciato perdere anche la gamba sinistra. Per un po' ho cominciato a fare lo Stairmaster con lo zaino con sovraccarico, perché lo Stairmaster riusciva a farlo, e ho pensato, se riesco ad aggiungere qualcosa al mio peso corporeo, forse riesco a dare uno stimolo leggermente ipertrofico al quadricipite, però dopo un po' non riesco a fare nemmeno più quello. Quindi praticamente ho dovuto veleggiare tra gli allenamenti per la parte superiore e quello che potevo fare per colparci il posteriore della coscia per la parte inferiore. E aggiunti i ritmi di lavoro, aggiunti le trasferte, l'allenamento l'ho sempre portato a casa, ma non è mai stato ottimale. Andre, quante volte riesci a allenarti in settimana, bene o male, col lavoro e tutto? A parte nelle ultime due settimane io mi allenavo 5-6 volte a settimana, ma io non mi spingo come voi, io non riesco a spingermi come voi, di conseguenza il mio allenamento è meno stressante di voi. E lo dimostra il fatto che io ingrasso a 500 grammi di carboidrati e tu riesci a mangiarne 1500. Io non so creare quella richiesta che voi riuscite a creare col vostro corpo. E adesso sto ricominciando ad allenare le gambe, sono riuscito a metterci le mani sopra, faccio un pacchi di ghiaccio, riesco a in qualche maniera a lavorarci intorno e stavo notando un miglioramento. Il problema qual è? Perché arrivano sempre a coppia. Chiaramente negli ultimi mesi, non potendo fare affidamento sul ginocchio destro completamente, ho cambiato quella che è la mia posizione delle anche probabilmente ed ho caricato molto di più sul ginocchio sinistro. Adesso che ho ricominciato ad allenare le gambe, l'ultima volta che mi sono allenato, e parliamo di un hack squat con 80 kg, praticamente niente, ho sentito letteralmente lo stesso dolore al ginocchio sinistro. Adesso io paradossalmente ho molto più dolore del ginocchio sinistro del ginocchio destro, che era quello che si era infortunato all'inizio. Quindi ho paura che in qualche maniera adesso ricomincio da capo, ma sull'altro lato. E quindi negli ultimi 6 mesi, per quanto riguarda la parte inferiore del corpo, ho dovuto veramente gestire la cosa senza un piano preciso. Per i polpacci e per i posteriori della coscia riuscivo più o meno a fare quello che la scheda prevedeva, ma per quanto riguarda i quadricipiti non c'ho nemmeno, ve lo ripeto, l'ho fatto per un paio di settimane, 2-3 settimane in agosto e settembre, ma non mi piaceva la disparità di volume che si creava tra i quadricipiti e anche la sensazione di andare a casa e sentire il dolore da una parte e vedere la gamba rimpicciolirsi dall'altra, non l'accettavo. Quindi ho interrotto l'allenamento dei quadricipiti su tutti e due.
Adesso lo sto ricominciando e in pratica sto creando la mia routine, la mia, intorno, la mia igiene per le ginocchia intorno all'allenamento. Non prendo antinfiammatori perché sono il massimo, però sono costretto a fare quello che in teoria non si dovrebbe fare. Impacchi di ghiaccio prima, impacchi di ghiaccio dopo, impacchi di acqua calda per aumentare la circolazione prima dell'allenamento, impacchi di ghiaccio subito dopo l'allenamento. E non è, diciamo, il massimo del divertimento. Il punto di vista nutrizione con Ludovico abbiamo portato avanti quello che si faceva sempre, abbiamo ridotto il numero dei pasti, 3 pasti più un intra-workout e al limite un leggerissimo pre-workout quando sto in a Birmingham, perché invece quando sto qui a casa, che devo allenarmi in fretta e furia appena mi sveglio, non ho letteralmente tempo di mangiare un pre-workout, anche se leggero, digerirlo e andare in palestra, e quindi carico di più sull'intra-workout. In questo Andrea è molto autonomo, eh? Sì, no. Io non prendete me o i miei risultati come un esempio di quello che... No, non era quello che volevo dire, era un complimento, cioè nel senso... Era un complimento, nel senso che sei autonomo nel gestire in base alle necessità. Rovino la Rhino Nation in un secondo, quindi no, assolutamente. Prendete Ludovico come un consulente, più che altro. Se volete vedere Ludovico e quello che sa fare, guardate Lorenzo, questo lui vi dà l'idea. Vabbè, noi invece dal punto di vista dell'allenamento SST, sì, ho scoperto questo nuovo, cioè scoperto, lo conoscevo ma non l'avevo mai provato. Oh, è stupendo. Pure Andre è un grande fan di Patrick. Io Andre su questo ci siamo incontrati. Per la parte superiore l'allenamento procede, va piuttosto bene. È la parte inferiore, quindi metà allenamento che fa un po' fuori. Sei in SST anche te, Andrea? Sì, con Ludovico abbiamo stabilito una... Ludovico gli ho fatto notare una cosa che mi piaceva molto, che era mantenere una prima serie pesante e classica, in modo tale che io avessi un parametro di riferimento fisso, e questa è una cosa che con lui è stato d'accordo. E poi c'è una variazione degli stimoli allenanti, secondo la logica che lui prevede in breve e lungo periodo, nella seconda e eventualmente terza serie. Non si ripetono mai 2 o 3 serie uguali, insomma, quello è abbastanza uno spreco di idea. Sì, vabbè, pure noi da questo punto di vista proprio ci abbiamo un loading set iniziale e poi dopo partiamo con tecnica, esercizi di densità. Però sul back meno loading set, sul back un po' più, sì, beh, perché si presta. No. Sì, no, è vero, sì, uh-huh. È vero. Cioè col back lavorate più sul metabolico? Via di mezzo. Però loading set pesanti pochi, cioè abbiamo sul prime row e basta, e sul one arm supinated, perché si presta bene quello pure, però il resto molto cluster, proprio puri SST, quello proprio, ti parlo di quello che si faceva fare ai tempi di Sommerfield. Oh, Mike Sommerfield, sì. Che fisico, ragazzi. Sì. Sì. È ancora seguito da Neil Hill? Credo di sì, credo. Invece dal punto di vista della nutrizione ho, diciamo, tolto da ormai penso un mese a questa parte tutti i prodotti processati, quindi solamente whole food completi. Oh, quello da un pezzo. Sì, però nemmeno proteine, per esempio. Ho tolto, sì, praticamente sì, non uso né più proteine né dolcificanti, solamente sul caffè. Non, e praticamente vado avanti solamente a riso, olio evo, avocado. Dal punto di vista delle fonti proteiche, carne la mattina perché mi piace, la digerisco parecchio bene, e poi vado avanti col pesce per tutta quanta la giornata, in realtà. Quindi ho un pasto con la carne che è la colazione. Alla Kevin Levroni. Sì, e devo dire che mi sto trovando veramente bene. Infatti questo era un discorso che volevo portare. Praticamente che è successo? Che in questo momento c'ho degli esami, quindi ho dovuto un attimo interrompere il cut, perché ovviamente non ce la facevo a rendere bene in tutto. Quindi quello che ho deciso di fare è di tornare, tra virgolette, in una cosa che pensavo un ammontare di calorie che pensavo fosse la norma calorica, e invece mi sono ritrovato a continuare a scendere di peso.
Se ti alleni con Ludovico, cioè, è normale. Se ti alleni con me, mi allenavo pure prima. No, il discorso è che secondo voi è per un fatto, cioè almeno quello che penso io l'ho messo dal punto di vista che è un fatto di digeribilità, cioè nel senso dal momento che uso solamente dei prodotti che comunque non sono processati, è possibile che la digestione sia arrivata in un livello tra virgolette successivo, quindi a livello di digeribilità il mio corpo reagisca meglio e quindi tutti i macronutrienti, quindi tutti i cibi che vengono comunque inseriti nel piano alimentare, che poi vengono usati e non vengono, diciamo, no, in realtà no, è il contrario di solito, nel senso che quando hai problemi di digeribilità non riesci a prendere peso o il peso cala perché non assorbi, non assimili, e quindi è più un discorso che allora, quando stai sotto stress in generale, soprattutto in deprivazione eccetera, nel momento in cui torni in una situazione o di normocalorica oppure fai un'app eccetera, il corpo tende a velocizzare poi i processi di dimagrimento, è un effetto rebound generale che avviene per diversi discorsi da un punto di vista enzimatico, ormonale, ricettoriale, eccetera, e che è quello che si fa poi sotto gara, cioè tu quando poi sotto gara inizi a aumentare dopo un periodo di scarica i carbo, inizi a asciugarti molto spesso ancora di più. Inizia a tirarti, il peso scende, eccetera. Quindi dipende prettamente da quello. Il discorso è che più hai tirato la corda a scendere, più questo effetto è lungo e duraturo e è potenziale, cioè puoi salire veramente tanto di carbo per poi continuando a scendere di peso, mantenendo il peso. Quindi è proprio l'effetto, diciamo, l'effetto rebound che abbiamo usato. Rebound. Sì, un effetto di rebound. Ci sta. Okay. Sì. Invece la tua domanda qual era, Ludo? Allora, io volevo, no, era sì una pseudo domanda a voi, ma è un argomento che volevo affrontare per un discorso. Io sto facendo questi video adesso un po' più lunghi, questa serie adesso parlo io, in cui spiego tutto quello che c'è dietro ad alcuni ragionamenti, ok? Cerco di farla molto completa. E logicamente qual è il discorso? Mi è stato fatto notare, guarda Ludo, tu adesso, cioè, sei molto tecnico da una parte, quindi sei comunque affidabile. Adesso stai portando sempre di più concetti importanti riguardo alla salute, però nei podcast, quando parlate e si tratta anche per attraverso, logicamente perché non lo trattiamo in maniera diretta, il discorso dei pets, in qualche modo si fa passare il concetto, cioè non si fa passare il concetto, potrebbe passare il concetto, mettiamola così, che sì, è una cosa che si può fare, cioè mi spiego. Il discorso che ho nucleato da questa persona che ha commentato, gli ha fatto un commento comunque intelligente, è stato un ragazzo che ti guarda, vede che parli di pets comunque, che non fai la morale sui pets e parli molto di salute, potrebbe trarre il messaggio che puoi utilizzare i pets e al contempo avere uno stile di vita salutare. Diciamo, nel senso, non è una cosa, i pets non impattano tanto sulla salute, perché se Ludovico fa così, è tecnico e ci tiene alla salute, allora è una cosa che si può fare. Il discorso è questo che ho spiegato anche a Fede poi, gli ho detto, su YouTube tu puoi essere chiaro quanto ti pare, ma staranno sempre un passo avanti in termini di fraintendimento, cioè loro fraintendono sempre una cosa in più, quindi è una battaglia persa, però, visto che mi è stato fatto notare che voglio che ci sia trasparenza, il discorso di PED si affronta in maniera cristallina su Ranonation, perché è un portale privato e da regolamento su YouTube non si possono affrontare, e soprattutto è una tematica che per quanto riguarda l'Italia è una tematica illegale, nel senso che l'utilizzo di PED è illegale sotto diverse forme, quindi in Italia non si può, però nessuno ha mai detto, e non è nostra intenzione far passare il messaggio, che i PEDs non facciano male. Cioè, l'utilizzo di anabolics, di steroidi, così come di tante altre molecole, ha side negativi sulla nostra salute e fanno male. Arrivano a fare molto male, arrivano a uccidere determinate persone che hanno delle predisposizioni, quindi non è una cosa che deve essere presa alla leggera, sicuramente. Al tempo stesso, però, non vale neanche la pena dire ok, perché poi questo è un altro messaggio, ok, quindi se uso PEDs mi faccio male, punto. No, ci sono dei modi di utilizzare, laddove logicamente sia previsto e consentito dalla legge, eccetera, in maniera intelligente. Quindi allo stesso tempo
con questa cosa mi sento di condannare tutti i macellai che girano in giro, che trattano in maniera superficiale l'aspetto della salute e, per esempio, le possibili benefici salutari di un certo regime alimentare, di certe scelte alimentari. Cioè, nel momento in cui l'atleta utilizza PEDS, è molto più importante andare a considerare quello che va a mangiare l'atleta, i cheat meal che va a fare, perché logicamente su un quadro in cui un atleta va a impattare negativamente sulla sua salute, tutto quello che fa, d'altro canto, impatta in maniera ancora più forte. Cioè, già un quadro di per sé devastato, ovviamente se ci mettiamo il carico da 90 sopra di junk food e cose del genere, creiamo ancora più danni, quindi il tema è ancora più delicato. Per cui niente, ci tenevo a dire questa cosa e affrontarla nel podcast perché, di nuovo, c'è sempre uno step avanti di fraintendimenti, quindi non volevo che fosse frainteso questo discorso e si facesse passare il messaggio che ci si può dopare e stare bene. Quando ti dopi inizia un TikTok, diciamo, in cui il tuo quadro tende a peggiorare gradualmente negli anni. È per questo che la gente non dovrebbe abusare per tanto tempo, deve fare dei break, deve essere molto intelligente, deve sottoporsi a controlli periodici, perché tu sai che il tuo quadro di salute, sotto tantissimi aspetti diversi, epatica, renale, cardiovascolare, eccetera, va a peggiorare gradualmente negli anni di continuo uso. Quindi devi essere molto più accorto su tutto il resto, però va a peggiorare. Il discorso è che noi cerchiamo comunque un attimo di fare informazioni, quindi se noi leggiamo un articolo scientifico di magari, non lo so, io mentre sono in università che studio nutrizione, mi capita sotto gli occhi un articolo scientifico che parla di nutrizione clinica, di quanto il colesterolo fa male, di come potrebbe, di quali sono le tecniche che servono per andare a combattere questa disparità che ci sta magari tra il colesterolo buono e il colesterolo cattivo, tutti questi tipi di discorsi. Comunque a me fa piacere portarli in un podcast dove altre persone possono realmente capire che cosa succede al nostro interno. Anche perché parliamoci chiari, cioè non è che tutti quelli che ascoltano questo podcast sono tutti quanti dei nutrizionisti o magari sono tutti quanti dei coach, degli allenatori. Cioè comunque ognuno c'ha una propria vita. Ed è normale che non tutti hanno il tempo di informarsi su tutto. Quindi, comunque, secondo me è una cosa veramente simpatica e interessante proprio il fatto di poter condividere, magari in 2 ore di podcast, quello che magari si potrebbe studiare in non lo so, in un mese, 2 mesi. Quindi noi cerchiamo sempre di portare, cioè, almeno penso che questo è il discorso un po' che facciamo tutti quanti, è quello di Sì. portare un quid in più, un qualcosa in più nella comunità in questo momento Rhino Coaching. Quindi con tutte le persone che ci seguono, quello che noi vogliamo dire comunque è il fatto, cavolo, guarda, questa è una cosa che abbiamo scoperto dal punto di vista della nutrizione, dal punto di vista dell'allenamento, non vedo l'ora di fare il nostro podcast settimanale, così ve la dico pure a voi ragazzi, perché è vero, noi adesso sullo schermo siamo in quattro, ma in realtà poi questo video comunque lo vedranno più persone, quindi in realtà questo è il nostro punto di vista. Che poi non parliamo di altre determinate tematiche, questo non vuol dire che comunque non se ne parla mai, vuol dire solamente che quello che vogliamo dire in queste 2 ore di podcast è più incentrato sul benessere, sul fatto di essere delle persone migliori dal punto di vista Sì. Sì, alimentare e dal punto di vista sportivo. esatto. Poi, no, poi cioè, se se ne vuole parlare, se le persone fanno domande e vediamo che riceviamo un sacco di domande sui pads, figurati se ne parla, a me non è un problema. Cioè, io qua No, anche perché anche se mi becca la polizia che ho 5 vial in mano, non è che mi dice granché, mi dice ok, bomba, magari dove l'hai comprati. è più probabile che ti chiede come possono usarli pure loro. Esatto, cioè nel senso non mi dice assolutamente Infatti. niente, quindi a me non me ne frega, cioè, nel senso possiamo parlarne tranquillamente, ovviamente si fanno le dovute cose e magari si fa anche un po' di informazione sull'argomento. Discorso è che il fatto che la tocchiamo piano, tra virgolette, e magari molto spesso nei podcast è stato detto che non è che vanno a essere determinanti per i risultati, però ecco, l'abbiamo sempre toccata piano, non vuol dire che stiamo dicendo che non fanno male, è semplicemente questo il discorso. E il fatto che io vado a parlare di salute e dell'importanza della salute non vuol dire che non facciano male, ok? Perché proprio perché ne parlo e perché sto acquisendo molta più consapevolezza perché fanno male. E quindi tutto il resto deve essere perfetto, ok? Quindi giusto a chiarirlo, perché le
è giusto chiarirlo, se anche due o tre persone soltanto delle decine di migliaia che ci seguono hanno avuto questo dubbio, è giusto chiarirlo, semplicemente questo. Ok ragazzi, direi che ci siamo, siamo andati parecchio lunghi e quindi vabbè, la taglierei col... Sì, un paio d'ore. È assurdo, wow. È proprio... Vabbè, che bello. E... Allora, vi lascio andare alle vostre vite e alle vostre famiglie, quindi direi che noi ci organizziamo poi per fare il podcast successivo. Come al solito Fede farà le domande sul suo Instagram, che così le raccoglie, le ordina. È investito del ruolo. E... ovviamente tutte le domande che non abbiamo risposto cercheremo di rispondere al prossimo. Sì, noi cerchiamo di andare a filoni rispetto, esatto, esatto. Comunque, fate le domande. E ragazzi, io vi ringrazio a tutti del vostro tempo e delle grazie a voi, perle. Ragazzi, grazie a voi. Grazie a voi. Come al solito. Ciao a tutti ragazzi. Un bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.